Quindi lei è cugino di Maràbito Saverio? Sì. Nel senso di dire che è primo cugino di Maràbito Saverio o diciamo una parentela di grado diverso? Non sono cugino di Morabito Saverio perché la mamma di Morabito era la sorella di mio papà. Bene. Senta, è corretta la data che mi risulta come inizio della sua collaborazione nel febbraio 1995? Può darsi, se risulta io non me lo ricordo. Senta, lei ha detto, mi pare di aver compreso, che ha iniziato a collaborare da detenuto, vero? Sì, ero detenuto, sì. Era detenuto per quali fatti? Mi sembra che era per traffico di droga. Traffico di droga dove? In Lombardia? Ha In Lombardia, sì. Lei faceva parte di un gruppo, diciamo, organizzato a trafficare stupefacenti? Ma io perché facevo parte di un gruppo organizzato, ho lavorato con mio cugino. Quindi lei era un uomo di fiducia di Maràbito Saverio? Sì, se vuole usare questo termine, sì. Da quanto tempo era detenuto Era un certo prima? Da cugino. quanto tempo era detenuto quando ha iniziato a collaborare? Io sono stato arrestato nel 90. Nel 90. Nel 90 quando? Nel 90, non ricordo, forse era aprile. Aprile. Senta, Maràbito Saverio, Maràbito Saverio che ruolo aveva In che senso? Dove non l'avevo dove? all'interno di questo circuito criminale di cui lei sta parlando? Maràbito Saverio, che ruolo aveva? Sì. Penso che fosse uno dei dirigenti, dei capi, non so quale Penso che termine fosse. usare. Comunque era uno, insomma. Era uno dei dirigenti di quel gruppo, uno dei capi di quel gruppo, ma suppongo che lui, avendo collaborato, gli ha detto pure che cosa faceva esattamente. Io non è che era mio Io faccio cugino, fatica, Presidente, io non sinceramente, cioè se devo anche Allora, interpretare, se parla un po' più piano, cortesemente, un po' più se piano. devo interpretare è finita. No, forse parla più piano, fino ad ora eravamo riusciti, però ora in quest'ultimo. Allora, prego, Procuratore Generale. Le ripeto la domanda, il ruolo di Maràbito Saverio, lei ha detto inizia a collaborare Maràbito Saverio e inizio anche io. La mia domanda è, Maràbito Saverio, che ruolo aveva all'interno del circuito criminale di cui faceva parte? Io le ho detto, per quanto ne so io, era uno dei dirigenti, poi voglio dire, lui ha collaborato, che ha detto meglio di me che cosa faceva, cosa non faceva. Io con lui un rapporto, avevo il rapporto di cugini e lavoravo lì con lo stupefacente, però esattamente il ruolo, se era il capo, se Piano, era. piano, parli piano. Non glielo so dire. Romeo, le ripeto l'invito, deve parlare lentamente, tenendo il tono di voce molto alto, perché non riusciamo se no a capire, ed è un problema soprattutto per lei che dovrà ripetere tante volte le stesse cose. Esatto, è già la terza volta che ve lo dico, È questa appunto, però noi dobbiamo capire. Lei capisce? come si chiamano? Con Morabito ho un rapporto di parentela, Allora lavoravo a tecnicamente si Milano può. nel settore dello stupefacente in un'organizzazione dove c'era anche lui, Allora. però dirle se era il capo, il vice capo, quello che faceva, precisamente non ve lo so dire. Suppongo che lui, avendo collaborato, gli avrà detto i magistrati cosa, che ruolo aveva preciso. Cioè, con me non siamo mai scesi a un discorso per dire se è capo, se non sei vice capo, quindi non sei. Quindi lei sta dicendo che non sa se ci fosse un gruppo criminale dipendente da Saverio Maràbito? Certo, come faccio a saperlo? Se fosse dipendente di Morabito io non glielo posso dire, perché non ho contezza di questi fatti. Ma lei non lo ricorda oggi o non l'ha mai saputo? Ma guarda, è passata una vita, ho avuto un sacco di problemi nella vita e
Puoi immaginare se io posso ricordare Morabito o altri problemi o altre storie che mi hanno creato solo soltanto problemi a me e alla mia famiglia. L'ho cancellato. Ma diciamo in questa sede sarebbe il caso, diciamo, di fare uno sforzo. Intanto io cerco di aiutarla. Il 16 maggio... Scusi, procuratore, mi ascolti. Non ho bisogno, però nessuno ha cercato di aiutarmi. Come? Adesso mi volete aiutare. Dico, quando io necessitavo di aiuto, non c'è stato nessuno ad aiutarmi. Adesso mi dice lei, faccio lo sforzo. Io faccio lo sforzo, però sono cose del cervello, della psicologia. Cioè, quando uno si trova male, trattato male, e cancella le cose. Io non so se probabilmente non usi termini più adatti. Io è così. Non so sinceramente a L'aiuto di cui parlava il procuratore generale, nel senso di sollecitare la sua memoria, rammentando quanto in precedenza aveva dichiarato, mi pare di aver capito. Sì, certo, Presidente. Allora, ma infatti diciamo... Sì, signor Presidente, signor procuratore, io l'ho capito, però vi dicevo che io ho passato un periodo difficilissimo nella mia vita. Va bene, ma se vuole di parenti, di morale, di tutto quello che vuole. E l'ho cancellato perché poi ho avuto dei lutti gravi nella mia famiglia, ho avuto dei problemi nella mia famiglia. Ma lei... E ho cancellato tutto quello che c'è stato, il ricordo. Ho la mia vita tranquilla, non ho pensieri di pensare a Morabito o altre cose. Sì, e questo ci fa piacere, ma in questa sede deve cercare di fare uno sforzo di memoria, perché il processo, se lei è qui, necessita, diciamo, di un contributo che noi riteniamo possa essere da lei fornito. Le stavo dicendo, e apro e chiudo la parentesi, io delle problematiche che hanno riguardato la sua collaborazione non so nulla, perché lei era gestito dalla DDA di Milano, vero? Come collaboratore. Sì, io avevo contatto con il dottor Nobile a Milano. Benissimo. Poi eventualmente se ha problematiche che vuole segnalare, noi siamo a disposizione. Chiusa la parentesi. No, non devo segnalare niente, io glielo ho detto. Io ho la mia vita tranquilla, il mio lavoro, la mia famiglia, non voglio sapere più niente. Non può che farci piacere. E allora... Bene, dicevo che lei è stato sentito il 16 maggio del 1996 dal dottor Roberto Pennisi della DDA di Reggio Calabria, e a un certo punto, diciamo, nelle parti iniziali del suo interrogatorio lei afferma: io, come avevo già avuto modo di dire al dottor Nobili, ero inserito nell'organizzazione facente capo a Saverio Morabito e ai fratelli Sergi di Platì, che operavano in Corsico. È corretto, diciamo, quello che io ho recuperato da questo verbale? Io no, ma non ricordo questo che sta dicendo lei. Se ho incontrato il dottor Nobile e gli ho detto questo, vuol dire che io l'ho detto. Quindi esisteva un'organizzazione che faceva capo a Saverio Morabito e ai fratelli Sergi di Platì? No. Prego, io l'ho detto, precisi. Non so se Morabito era organizzatore, comandante o che cos'era. Le dico che a me mi hanno condannato per la raffineria di Bergamo, lì nella provincia di Bergamo, come organizzatore, sì, promotore. Sì. Poi quando Morabito ha collaborato, io ho scritto una lettera al dottore Nobili. Sì. Per dirgli che dovevo, o ritenevo che c'era da fare una revisione della mia condanna, perché io sempre ho ritenuto e ho detto anche ai magistrati, al giudice istruttore, al GIP, scusi, di Bergamo, che non ero né organizzatore né collaboratore né promotore di quell'associazione. Quando sono venuto fuori la dichiarazione di Morabito, mi era venuto a trovare in istituto un poliziotto, non so se era poliziotto o carabiniere, uno di Milano, che voleva che io collaborassi perché Morabito gli insisteva per mille cose. Io ho scrissi al dottor Nobili dicendogli che, siccome, visto e considerato che lo diceva Morabito, che erano loro gli organizzatori, i promotori, ritenevo che il mio processo bisognasse di una revisione.
perché non ero stato condannato come organizzatore e come promotore di un'associazione di traffico di droga. Oh. Poi le dico, se Morabito ha detto che era organizzatore. Romeo, non ci siamo proprio. Romeo, non ci siamo proprio capiti allora. Io sto leggendo dichiarazioni che ha fatto lei, non che ha fatto Morabito. Lei ha detto nel 1996 al collega Pennisi, sì, che lei Romeo faceva parte di un'organizzazione al cui vertice c'erano Saverio Morabito e i fratelli Sergi di Platini. Non ho detto che lei era capo d'organizzatore. Guarda che prima di me gliel'ha detto Morabito questo. Vabbè, ma lei faceva parte di un'organizzazione al cui vertice c'erano Saverio Morabito e i fratelli Sergi? Questa è la domanda. È così? È corretto quello che lei dice nel 96? Non ho risposto a questa domanda. Come? Come? È corretto quello che io ricavo dal verbale del 96? Io le dico, le ripeto, questo deve essere capo o non capo, io l'avevo già detto Morabito. E a quell'interrogatorio era presente Morabito quando io ho fatto quell'interrogatorio. No, non è così. Ha ammesso che lui era capo con Sergi e con altre persone. Romeo, quando lei ha reso le dichiarazioni al dottore Pennisi, Morabito non era presente. Sì, non era presente, non lo dico io. Era presente lui, il dottore Blasco e altre persone. Ma non è così. Perché voglio dire, il verbale qui in mano, c'era il dottore Blasco, ma non c'era certamente Morabito, che non può assistere all'interrogatorio di un'altra persona. Ero io lì seduto, signor procuratore. Allora, se lei non crede quello che le sto dicendo, allora qui stiamo parlando a fare. Va bene. Mi perdoni. Andiamo avanti. Senta, lei ha avuto rapporti con uomini di 'Ndrangheta? In che senso, scusi, la domanda è un po' così, non riesco a capire. Credo di non aver mai fatto una domanda così chiara. Credo sinceramente di non aver mai fatto una domanda così chiara. Lei ha avuto rapporti con uomini... Perdoni la mia ignoranza, dottore, signor procuratore. Se lei mi dice, ha avuto rapporti con uomini di 'Ndrangheta, io le dico. Quando mi dice uomini di 'Ndrangheta, cosa intende realmente? Perché se no non le posso rispondere. Lei ha avuto rapporti con la 'Ndrangheta? È stato un uomo di 'Ndrangheta? No. No. Che vuol dire no? Vuol dire che non ho avuto rapporti con quella che si definisce 'Ndrangheta e che non sono un uomo di 'Ndrangheta, lì come ha detto lei. Guardi che circa 10 minuti fa lei ha prestato un giuramento. Sì. Vorrei rammentarglielo. Signor procuratore, guardi che io sono una persona che sempre si è assunto le sue responsabilità, sempre, sì, davanti a Dio e davanti agli uomini. Va bene. Non sono mai permesso di raccontare. No, io vorrei soltanto essere sicuro che lei ha capito che cosa ha giurato. Sì, io ho capito benissimo. Benissimo. Io vorrei soltanto che lei andasse a vedere, quando ho parlato con l'obbligo, che mi ha chiesto se io avevo fatto mai parte di 'Ndrangheta e storie varie, ho sempre detto no a tutto il mondo. Ha sempre detto no. Non c'è. Stranamente però nel verbale che io ho qua davanti, sì, lei dice, sempre tra le prime cose che sono verbalizzate, che lei era collegato a Barbaro Rosario, che lei era il factotum di Barbaro Rosario. No. Un momento, signor anche procuratore. No, lei mi ha fatto una domanda, prima mi ha detto, lei è uomo di 'Ndrangheta o è stato collegato con uomini di 'Ndrangheta, nel senso sa che cos'è? No, il discorso che io abbia lavorato alla dipendenza di Barbaro Rosario non significa che io sono un uomo di 'Ndrangheta o che ho fatto parte di quell'associazione così definita. Infatti la mia domanda iniziale era se lei avesse avuto rapporti con uomini di 'Ndrangheta o no? Sì, però lei mi dice... Però mi perdono il procuratore, voglio dire, stiamo parlando la stessa lingua, mi sembra. Certo. Uomini di 'Ndrangheta, cosa intende? Lei mi dice, lei ha fatto parte della 'Ndrangheta? No. No. Semplice. Quindi lei non è stato mai battezzato? No, non ho fatto mai parte di nessuna associazione, setta, segreta, niente di tutto ciò. Chi è Barbaro Rosario? Barbaro Rosario è un mio
compaesano, nel senso che siamo tutti e due di Platini. Barbara Rosario aveva un ruolo all'interno dell'andrangheta di Platini? Ecco, la faccio sapere prima. Non sono mai stato nella Ndrangheta né di Platini né di altri paesi, quindi non lo so. Romeo, Barbara Rosario aveva un ruolo nella Ndrangheta di Platini? Questa è la domanda. E io le ho detto che non lo so. Ah, non lo sa, benissimo. Come faccio a sapere se io non sono della Ndrangheta, come faccio a sapere che è il ruolo della Ndrangheta? Benissimo. Scusi, il procuratore. Bene, allora andiamo avanti con le contestazioni. Barbara Rosario lo chiamavano Rosida Massara. Il titolare del ristorante che c'è a Platini. Parli prima del procuratore generale, aspetta. Io ero collegato principalmente con Barbaro Giuseppe Unigru, Perre Giuseppe Umaistru e altri componenti la famiglia. Andiamo avanti. Loro formavano un... Mi devi ascoltare adesso, eh? Ah, chiedo scusa. Loro formavano un gruppo stabile. Devo fare una precisazione, a Platì ci sono quattro famiglie, rappresentano quattro famiglie, però tutti fanno capo a Barbaro Rosario. Prima di lui facevano capo a Barbaro Francesco detto Castano. Dopo l'arresto di Barbaro Francesco il suo posto è stato occupato da Barbaro Rosario. Quindi ci sono quattro famiglie rappresentate a Platì che fanno capo tutte a Barbaro Rosario. Quindi la famiglia, cioè il locale di Platì, fa parte tutta una famiglia. I Trimboli, gli Agresta, i Perre, i Barbaro sono tutti una famiglia, anche se con cognomi diversi hanno il loro rappresentante di famiglia, sono tutti una famiglia di Platì. Le ha dette lei queste cose? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. No. No. Senta, lei conosce tale Totò Delfino? Ti scusi? Lei conosce tale Totò Delfino? Sì, lo conosco, certo. Chi è Totò Delfino? È il presidente delle scuole dell'Istituto Tecnico Commerciale, giornalista e mio compaesano. Lei lo ha frequentato? Sì, da piccolo più che altro, quando ero giovane, ragazzo, perché frequentavo la casa della sua mamma che abitavamo lì vicino. Totò Delfino aveva dei fratelli? Sì, aveva penso che ce l'ha ancora, Leone e il generale, non ricordo come si chiama, era generale Delfino, non ricordo il nome. Quindi Totò Delfino, il preside, era fratello del generale Delfino? Sì, certo. Lei l'ha conosciuto il generale Delfino? Sì, l'avevo visto qualche cosa. Ma non aveva lo stesso rapporto che aveva con Totò? No, veramente non avevo un gran rapporto neanche con Totò, però Totò lo vedevo di più perché il generale era non so dove, via, non era al paese. Totò era al paese o a Bovalino, dove era presidente dell'Istituto Tecnico. Senta, Totò Delfino aveva rapporti con Barbaro Rosario? Penso di sì, come ce l'hanno tutti, come ce l'aveva con tutto il paese. Aveva rapporti con Barbaro Rosario all'interno dell'andrangheta di cui Rosario Barbaro era soggetto di vertice? E questo come faccio a dire? Io non lo so. Sempre dal verbale del 96. Veramente il discorso è un attimino puntini puntini. Anche se Barbaro Francesco era latitante, la famiglia ha deciso di metterlo da parte. Questo perché Barbaro Francesco non stava alle direttive impostate da Totò Delfino e da Barbaro Rosario. Era così, come dire, un ribelle a quelle che erano le direttive impostate da Totò Delfino. Quindi io ricavo da questo verbale del 1996 che il capo della famiglia di Platì è Barbaro Rosario, ma che sopra di lui c'è un uomo che gli dà delle direttive che si chiama Totò Delfino. È così? Non mi ricordo io di aver detto questa cosa, sinceramente.
Non si ricorda. No. Non ricorda che cosa? Non ho capito. Di aver detto queste cose. Ah, di aver detto queste cose. Il verbale che dice il signor procuratore, che io mi sono incontrato, che gli ho detto queste cose. Non ricordo neanche dove è successo, se è successo. Devo dire la verità, non ricordo queste cose qua. Vabbè. Non so neanche se le ho dette in qualche interrogatorio che mi hanno fatto. Ho dubbi che io le abbia potute dire, perché non ho memoria minima di queste cose. Sì, sì. Sapesse quanti dubbi ho io. Mi spiace, come voglio dire. Anche io ce l'ho i dubbi. Coltiva il dubbio, diceva qualcuno. Senta, però ricorda bene che Totò Delfino... Non ho questa prerogativa, neanche questa capacità, procuratore. Però ricorda bene che Totò Delfino era il preside dell'Istituto Tecnico di Bovalino, giusto? Certo, te lo ricordo bene. E ricorda bene che fosse il fratello del... Io lo dico, se lei mi fa una domanda, io non ricordo ho capito tutto. Romeo, ho capito tutto. E ricorda bene il fratello del generale, che fosse il fratello del generale Delfino, giusto? Ma gliel'ho detto, io sono nato in via Gallipari Pietro. Di fronte a me c'era la signora, la mamma di Totò, del generale, di tutto il resto. Il generale, quando veniva in vacanza a Platini, andava a caccia con mio papà, e anche Totò Delfino andavano a caccia con mio papà. Sì. Quindi io ero sempre a casa della signora. Ho capito. Per quello ricordo e li conosco, non perché io ho avuto da fare con loro. Non adesso. Senta, ma avevano anche un altro fratello? Sì, Leone. Leone. Più piccolo, più giovane. E che attività svolgeva Leone? Non lo ricordo con precisione, non me lo ricordo, però credo che avesse degli uffici, faceva l'avvocato, qualcosa. Non voglio dirle una cosa che non ricordo perché risulterebbe una cosa sbagliata. Avevo degli uffici forse come avvocato, non ricordo che cosa precisamente. È possibile facesse il commercialista? È possibile. Aveva... Sì, è facile pure che faceva commercialista. Lei ricorda se tra i clienti di Leone Delfino ci fossero anche i Barbaro? No, non me lo ricordo. Lei ha detto di Totò Delfino che facesse anche il giornalista, ho capito bene? Sì, faceva il giornalista. E di che cosa scriveva? No, questo non glielo so dire perché non l'ho mai seguito in quella sua attività, non glielo so dire. Senta, ma Totò Delfino si occupava anche di politica? A me non risulta. A lei non risulta? O non ricordo, non mi sembra. Non le sembra. Sempre dallo stesso verbale io leggo: Totò Delfino è uno dei massimi esponenti della politica in Calabria. Può darsi, io non ho ricordo di questa cosa, signor procuratore. Senta, ma Totò Delfino, in relazione alle direttive di cui parlavamo prima e che io ricavo dal verbale che le sto leggendo, era un uomo di 'ndrangheta? Perdoni, come? In relazione alle direttive, in relazione alle direttive che Totò Delfino dava all'interno delle famiglie di 'ndrangheta di Platì, come io le ho letto dal verbale del 96, che lei oggi dice di non ricordare, le risulta che Totò Delfino avesse un ruolo all'interno della 'ndrangheta che non era noto alle altre componenti. Come? Non mi può risultare, signor procuratore, perché come ho avuto modo di dirle prima, io non sono mai stato dentro la setta, la 'ndrangheta, quella roba lì. Vorrei dirle tutto quello che voglio, ricordi strani o forse non ricordi, però come faccio a dirle sì o no? Non sono all'altezza io di dire sì o no, non lo so. No, a me risulta che lei è stato all'altezza di dire questo e altro nel 1996,
premesso questo, ora io le sto ricordando quello che lei ha detto nel 96 e le sto facendo altre domande, ma sa perché le faccio? Ricordi, non so dove è stato fatto. No. Fatto, chi era presente, non ho il minimo ricordo io, tanto che, come ho detto prima, ho che io abbia potuto fare questo verbale. Ha già espresso questi dubbi e li abbiamo compresi. Okay. Però visto che alcune cose lei le ricorda molto bene e altre invece non le ricorda, è mio dovere andare a verificare perché avviene questo, e cioè perché lei ha una sorta di alternanza mnemonica nel riferire determinati fatti. Ma glielo ho detto perché non lo ha spiegato Romeo. Ho problemi nella mia vita. Ma Romeo, ho lutti gravi nella mia famiglia. Ma certo, problemi. Certo. Lei pensa che io mi posso ricordare Totò Delfino? No, assolutamente. Frega a me di questa gente. Assolutamente. Di chi sono, di dove vanno, di cosa fanno. Non voglio sapere niente. Per quello se avevo un minimo di ricordo o qualcosa in testa, è stato resettato, cancellato. Certo. Capisco. Nel verbale lei quindi afferma: Totò Delfino è uno dei massimi esponenti della politica in Calabria e proprio per questo lui voleva che Platì prendesse una leadership dell''ndrangheta in tutta la Calabria. Ricorda questo passaggio? Le dico che non ricordo di aver fatto questo verbale. Non ricordo di aver fatto il verbale. Che io abbia potuto fare quel verbale alla data che mi ha detto prima. Certo. Non ho un minimo di ricordo di queste cose che lei mi sta contestando, che mi sta facendo. Senta, i fratelli. Io non sono un tecnico, non so esprimermi tanto bene, però voglio dire, penso di rendere l'idea. I fratelli Papalia lei li ha conosciuti? Sì, certo. E in che occasione li ha conosciuti? Perché li conosce? Però scusi, i fratelli Papalia ci riferiamo a tutti, a uno, a due, a quanti? Io ho detto i fratelli. Prima di tutto perché siamo di Platì. Io ho detto i fratelli Papalia. Di Platì, meno male. Com'è? Io ho detto i fratelli Papalia. Se lei li conosce tutti o soltanto alcuni, mi dica lei. Li conosco tutti, sì. Se siamo di Platì ci conosciamo tutti. E chi conosce dei fratelli Papalia? Conosco Francesco, Michele, Rocco, Domenico e Antonio. E Antonio. Sono uomini di 'ndrangheta questi? E non lo so io questo. Non lo sa. E no, se io non sono della 'ndrangheta per farci sapere. Certo. Si dice, si parla, si fa, però io non posso dirle sì o no. Certo. La capisco. Nel 96 lei dice: Barbaro Rosario da Massara, Barbaro Giuseppe Unigru e Papalia Antonio, fratello di Domenico Papalia, sono i vertici dell''ndrangheta di Platì. Il rappresentante, poi precisa ancora, sono le sue parole, il rappresentante della famiglia dei Papalia è Domenico. E non solo il rappresentante della sua famiglia, è il rappresentante nazionale dell''ndrangheta. Ma senta, questo verbale che l'ha fatto io o Morabito? Lei. E c'era Morabito lì quando l'ha fatto questo. Senta, verbale. Romeo, questo lo sta dicendo lei, dal verbale non risulta. No, sto chiedendo, era una domanda. Va bene, sentiremo il dottore Pennisi. Benissimo, sentiremo il dottore Pennisi e il dottore Blasco e vedremo se c'era presente Morabito. Ok. Va bene? Io non lo so, non me lo ricordo. Benissimo. Io sto leggendo quello che lei ha dichiarato e che è regolarmente registrato. Quindi lei dice che Domenico Papalia è il rappresentante nazionale dell''ndrangheta. Che vuol dire? Non lo so cosa vuol dire. Io le ripeto, ho dubbi di aver detto queste cose, come ho dubbi di essere stato lì a fare questo verbale. Quindi non ho idea. Non ha idea. Ricordi e non so nulla di quello che sta dicendo lei. Non sa nulla. Sempre nel 96 questa cosa, capisce? Lei non mi risulta che io abbia detto al dottore lì che ha detto prima queste cose che mi sta dicendo. Benissimo. Alla stessa domanda che le fa il dottore Pennisi
nel 1996, lei risponde così, anzi leggiamo anche la domanda. Che cosa vuol dire rappresentante nazionale dell''Ndrangheta? E lei risponde, è il massimo uomo che l''Ndrangheta ha su tutto il territorio nazionale. L'uomo di prestigio, Domenico Papalia, è lui il cervello. E suo fratello Antonio è il rappresentante della Lombardia. Il rappresentante della Lombardia consiste in questo, che tutti quelli facenti parte dell''Ndrangheta che risiedono in Lombardia, che commettevano quindi reati in Lombardia, dovevano dar conto ad Antonio Papalia. Questo perché l'ha voluto Domenico. Domenico Papalia l'ho voluto mettere a rappresentante della Lombardia. Le chiede il dottore Pennisi, a qualunque locale appartenessero? E lei risponde, a qualunque locale, basta che era un locale dell''Ndrangheta, dovevano per forza dar conto ad Antonio perché lui era il responsabile, il rappresentante di tutta l''Ndrangheta in Lombardia. Tutto registrato, eh? Però questo dottore Pennisi di dove? Di Milano? Di dove mi ha fatto questo interrogatorio? Il dottore Pennisi era della DDA di Reggio Calabria. Guardate che io non sono stato mai a Reggio Calabria, signor procuratore. Sì, bravo, infatti è stato interrogato. Infatti è stato interrogato dal dottore Pennisi all'interno degli uffici della Procura di Milano. Ah, a Milano. Ah, a Milano. Okay. Ah, ah. Beh. Ora ricorda questo verbale? No, no, chiedevo perché non ricordo queste cose, volevo capire se era di dovere questo procuratore che mi ha interrogato. Adesso io non vorrei, no, adesso io non vorrei dire, adesso io non vorrei dire una sciocchezza, ma abbiamo la registrazione che possiamo andare a consultare. Ancora prima che io le dicessi chi era presente al verbale, quando lei ha introdotto la figura di Morabito Saverio, lei ha fatto riferimento al dottore Blasco. Perché quando mi hanno chiamato a Milano c'era il dottore Blasco, c'era Morabito e c'era altri che non so come si chiamano, non sono andato a chiedere alla gente che, come si chiamava, perché Morabito voleva che io confermassi cose che lui ha detto, cose che io disconosco, non so mai letti i verbali. Ho capito. Non ho letto mai i verbali, lui ha fatto la sua vita, io sono arrivato a Milano nell'85-86, sono venuto altre volte, però mi sono trasferito lì per iniziare quell'attività di traffico di droga. Certo. Però lui aveva il suo passato, aveva le sue storie, i suoi problemi, i suoi amicizie. Era lui che mi aveva insistito di andare lì a collaborare. E le dico, un giorno lì alla procura, in un ufficio del, non ricordo se era del dottor Nobile, dico un po' chi c'era lui, c'era Blasco, perché Blasco mi è venuto a salutare, ecco perché mi ricordo di Blasco. Ho capito. Non perché io ho detto niente a Blasco e né perché lui ha detto niente a me, il dottore Blasco. No, ma era una mia curiosità, perché per dirmi, lei ha fatto riferimento, ci date una mano, io ho detto se non so niente quale mano ti do. Sì, no, ma era una mia curiosità perché lei ha fatto riferimento immediatamente a Blasco, quindi. Ricordava bene che Blasco fosse presente. Senta, questi rappresentanti dell''Ndrangheta nelle regioni del nord, in quali territori ci sono, diciamo che lei sappia, oltre alla Lombardia? No, non lo so io, non so, no, non ho idea, signor procuratore. Non ha idea. Probabilmente avevo qualche idea, nel senso perché ero lì vicino a Morabito, parlavamo, però io ho resettato, ho cancellato, non mi interessa dove vanno, chi sono, cosa fanno, non voglio sapere niente di nessuno. Io mi scusi. Con la mia testa, con i miei problemi, con la mia vita, li ho risolti i miei problemi da solo, senza l'aiuto di nessuno e non voglio avere a che fare con niente, con nessuno. Senta Romeo, mi dica, per caso qualcuno l'ha minacciata di recente? No, né di recente né in passato, io non ho mai ricevuto nessuna minaccia. Mi dica una cosa. Ho avuto problemi seri nella mia famiglia, è morto mio fratello, mia madre, senza stare qui a raccontargli tutto che ho avuto a casa mia. E quindi se avevo qualche conoscenza prima, avevo qualche contatto prima, l'ho reciso completamente, non voglio sapere più niente di nessuno.
Nessuno mi ha minacciato, io glielo dico come l'ho detto quando mi hanno interrogato a Milano. Io non ho paura di niente, di nessuno, signor procuratore. Ma io ho dignità, ho qualche dubbio, come mi devo comportare, e quando vado davanti a chiunque mi assumo le mie responsabilità, come lo faccio davanti a lei, davanti alla corte, davanti a chiunque mi ha interrogato. Ah, questo è pacifico. Se le dico che non ho ricordo di una cosa, mi creda, non ce l'ha, certo, se non, non ho problemi, paure, timore di quello che ho in testa, non ho nessun timore. Bravo. Niente di nessuno. Senta, ma lei di recente ha rilasciato un'intervista a qualche emittente televisiva? No. No? Io le ribadisco che lei è sotto giuramento. Sì, sì. Lei ha rilasciato qualche intervista a qualche emittente televisiva? Io ho amicizie con delle persone che fanno i giornalisti. La domanda non è questa. Io le ho chiesto se lei di recente ha rilasciato un'intervista a qualche emittente televisiva. Non mi ricordo. Romeo, io oltre tre volte la domanda non gliela ripeto, E ovviamente è agevole comprendere che se le faccio questa domanda è perché questa intervista è andata in onda. Ma se io non me la ricordo, quello che le dico di sì o quello che le dico di no. Le risulta che una sua intervista di recente su temi di 'Ndrangheta sia andata in onda? A me non risulta. A lei non risulta. Io non ho visto l'intervista, non ho visto... Ha rilasciato interviste a un'emittente televisiva sulla 'Ndrangheta di recente? Non me lo ricordo. Quindi. Non se lo ricordo. Non di recente, né di passato, non me lo ricordo. Le dico, io ho amici e amiche che fanno i giornalisti. Che ci siamo visti, ci vediamo, ma per altri fatti. Per altri fatti. Bene. Da quanto tempo è che non viene in Calabria? Tanto. Tanto. Non lo so, adesso con precisione non glielo so dire, però in quel po'. Quanto? Un mese, un anno, 10 anni? Un mese, un anno, ciao, sarà anni, non un mese, un anno. Quindi quanto? 2 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni? Sì, forse 10 anni. Forse 10 anni. O 5, 10, 7, non tengo la leggenda per quando vado in Calabria o dove vado. E non ho chiaro quando sono, forse 3 anni fa, 4 anni fa, adesso non me lo ricordo, 5. E dove è andato 3-4 anni fa? Al mare. A mare dove? A Platì non c'è il mare? No, no, che Platì. Sono andato da un'amica mia che mi ha ospitato. E non mi vuole dire dove? Sul Tirreno, vero? Ah, sul Tirreno. Com'è? Sul Tirreno. Sì. Non mi vuole dire dove? Non è che non glielo voglio dire perché ho un segreto particolare, è perché devo fare nome delle persone che mi ospitano, no. Una ragazza che mi ha ospitato, no. Mi sembra il caso. Mi pare che io non le abbia chiesto questo, le ho detto solo dove, la località. Se si scoprirà il procuratore, se lei mi dice non me lo vuole dire, io lo dico perché non glielo dico. Non ho segreto, non è un segreto di niente questo qua. Però dove? Mandare a dire quella non voglio casa, mi Romeo, non voglio il nome di chi l'ha ospitata, non mi interessa il nome di chi l'ha ospitata, mi interessa solo la località. E la località era lì vicino Tropea. Vicino Tropea. Ed è stata l'ultima volta che è venuto in Calabria? Sì, sì. Non è venuto in Calabria dopo la trasmissione televisiva di cui le parlavo prima? No, non lo so, perché non so quando è andato questo che dice lei, la trasmissione televisiva. Se è venuta prima, se c'è qualcosa di prima di andare lì a Tropea, vicino a Tropea, allora sì, però dopo no. Va bene. E allora torniamo ai rappresentanti nelle regioni del nord. Nel 96 lei, oltre che della Lombardia, dice di un rappresentante anche in Piemonte, così? Non lo so. Come? Non lo so.
No, stiamo parlando sempre di quel famoso verbale che mi diceva l'altra volta che abbiamo fatto io a Milano. E l'altra volta, un minuto fa. Quel verbale, sì. Quando è stato, sì, sì. Ok. Sempre lì siamo, signor procuratore. Siamo se ricordo, non ricordo. Non ricordo. Cioè, ho cancellato, non so se posso rendere l'idea. Io di quelli che rimei rapporti che potevo avere con quelli che trafficavano, vendevano, facevano, dicevano la droga, non ho più rapporto perché è per una scelta mia. Va bene. Proprio perché ho cancellato tutto. Va bene. Non mi interessa sapere niente di nessuno di questa gente. Sono in un altro posto con la testa, lontanissimo, anni luce. Senta, lei ha detto di non aver mai fatto formalmente parte dell''Ndrangheta, è corretto? Sì, sì, mai, no, non ho fatto mai questa cosa. Ma perché non ha voluto lei o perché non gliel'hanno... Non ho mai partecipato a queste sette segrete. Perché non ha voluto lei o perché non gliel'hanno mai proposto? Ma non, sinceramente non mi sono mai interessato a niente di queste cose qua. Non mi è mai piaciuto, non me l'hanno mai proposto, è qualcosa che, che uno non ha in testa, non gli interessa neanche se qualcuno gli parla di queste cose, secondo me. Lei ricorda di aver accompagnato Rosario Barbaro a delle riunioni di 'Ndrangheta? No, no, non ricordo. Perché lei nel 96 dice esattamente come sta facendo oggi, che lei non è stato mai formalmente affiliato. Non ho mai partecipato a questa cosa qua. Lei dice, le dico, io non ho mai voluto il rimpiazzo, come lo chiamano loro, il fiore, perché a me non mi è mai interessata questa cosa. Questo io l'ho spiegato pure a Rosario, Barbaro Rosario e a Barbaro Nigru. Loro volevano per forza rimpiazzarmi quando eravamo detenuti a Locri nell'83 o 84. Io non l'ho voluta questa cosa perché gli ho detto... No, vedi, mi perdoni, procuratore, posso interromperla? Se è una cosa importante puoi interrompermi. No, per quello che mi diceva lei, che avevo parlato con Rosario, con Marco Giuseppe, di questa cosa che eravamo nel carcere di Locri. Se non ho capito male... Io con Barbaro Giuseppe non sono mai stato detenuto, quindi come facevo a parlare con Barbaro Giuseppe di queste cose? A parte quello non ho mai parlato neanche con Rosario. Cioè, allora... Io non ho mai parlato con nessuno di queste cose. Non mi interessa questa cosa, non mi interessava, immagini se mi interessa oggi. E vabbè, questo l'ha detto e mi pare che corrisponda al verbale del 96. E non lo so cosa ho detto. Mi faccia concludere la lettura. Mi dispiace, ma non ho memoria. Mi pare che corrisponda. Io non l'ho voluta questa cosa perché gli ho detto: non voglio legarmi così fortemente a delle persone. Perché quando io finisco l'esperienza e non mi va più, taglio i ponti e me ne vado. Sono a vostra disposizione sempre, come ho sempre fatto. Però non mi interessano queste cose qua. Non era la mia aspirazione, voglio dire, la mia massima aspirazione essere affiliato all''Ndrangheta, anche perché godevo di una posizione molto privilegiata, perché essendo molto vicino a Rosario Barbaro, facevo o ero presente a certi incontri che gli altri non erano presenti, pur essendo estraneo. Questo perché Rosario mi aveva presentato sempre come suo figlioccio e quindi non avevo la necessità di essere affiliato per poter accedere a certi discorsi, perché essendo sempre con Rosario, ero sempre presente. Oh no, è così? Ah, non so cosa lo dice lei, io non le ripeto. Ho seri dubbi che sia stato io a fare questo verbale, ma non perché stranezze che devo nascondere, perché non ho minimo ricordo, minima memoria di questo che mi sta dicendo lei. Le chiede il dottore Pennisi, ma l'affiliazione in termini diciamo così formali alla quale lei sta facendo riferimento era indispensabile per poter operare con determinate persone? E lei risponde, no, assolutamente.
Cioè lei spiega nel 96 che pur non essendo formalmente affiliato, lei era un uomo di 'Ndrangheta a tutti gli effetti. No, ma se le ho detto prima che no, scusi, come facevo a dire una volta sì e una volta no? Certo. Senta, lei la famiglia Pelle di San Luca l'ha conosciuta? Pelle, sì, conosco un ragazzo, adesso non ricordo come si chiama, si è sposato a Platì. Mi spieghi meglio chi è questo Pelle che si è sposato a Platì? E si è sposato con quelli che facevano il pane lì, il barbaro che facevano il pane lì. Il famoso pane di Platì. E questo è di San Luca, si chiama Pelle, si è sposato. Come? Il famoso pane di Platì. Sì, famoso, sì. Lo facevano anche altri, credo. Però questo era il pane lì, il panificio, facevano il pane lì in piazza, quasi in piazza dei Platì. E lui si è sposato con una ragazza di questi. Ma stiamo parlando dei Pelle Gambazza o di altri Pelle? No, Pelle Giuseppe, di quelli di San Luca, sì. Ah, quindi stiamo parlando di Pelle Giuseppe di San Luca, quindi il figlio di Ntoni Gambazza? Sì. Sì. Dovrebbe essere, se non faccio confusione con la memoria, dovrebbe essere suo figlio, suo nipote o suo parente, non lo so. Adesso precisamente chi è questo? Se è uno figlio, un nipote, un cugino, un parente. Ma mi scusi, ma quindi stiamo facendo riferimento a un rapporto tra Pelle Giuseppe di San Luca e una ragazza di Platì, ho capito bene? Sì, si è sposato, non un rapporto. Si è sposato. Si è sposato. A quali anni lei sta facendo riferimento in relazione a questo rapporto tra i due? Ostia. Forse lo... non glielo so dire precisamente, dottore. Signor procuratore. E certamente... Come? È certamente epoca antecedente alla sua carcerazione del 90. Sì, prima. Prima. Quindi siamo negli anni 80. Prima. Può darsi che erano 80 così. Ma questa ragazza non era una barbaro? È barbaro, certo. E non era la figlia di Ciccio Barbaro Castano? La figlia di sparito di Silvio Castano, sì. Ah, quindi lei mi sta dicendo che lei nel citare Ciccio Barbaro Castano, invece di dirci che lui, ci dice che è quello che fa il pane? No. Come no? Io non vi ho detto che fa pane Ciccio Castano, no, signor procuratore, io ho detto, mi sembra di aver detto, magari ho detto una cosa sbagliata, attenzione, però mi sembra di aver detto che quel ragazzo di San Luca, Pelle, si è sposato con una ragazza di quelle che fanno il pane, non che Ciccio Castano fa pane, non mi sembra di aver detto questo, magari l'ho detto e non mi sono manco reso conto, però non volevo dire certo che Ciccio Castano faceva il pane. Sì, mi... Pronto? Mi dice come si chiama questa ragazza? Ex ragazza, diciamo così meglio. Come? Ex ragazza, forse. Sì, penso che alla mia età può avere qualche anno meno, qualche anno in più, quindi ragazza non è più ragazza. Non glielo so dire quanti anni ha, di preciso. No, come si chiama? Il nome di battesimo. No. Non me lo ricordo. Com'è? Il nome di battesimo. Non me lo ricordo, non me lo ricordo come si chiama. È Marianna sono Barbaro. Sono sposato con una ragazza lì. Com'è? Marianna Barbaro? Può darsi che si chiama Marianna. E lei ha conosciuto Sua sorella che si chiama Marianna, perché lì sono tante, non so che comprese, come si chiama la ragazza, la signora che si è sposata con Pelle. Senta, lei l'ha conosciuto Pelle Giuseppe? Sì, certo. In che occasione? Sì, lo conosco. L'ho conosciuto. In che occasione l'ha conosciuto? Ma mi sembra che l'ho conosciuto quando lavoravo all'Idoli alla Marina Povolino.
E in che occasione? Mi sembra, ho questo, non so perché ho questo ricordo di vederlo lì la sera, però magari l'ho conosciuto a Platini, quando è venuto lì per sposarsi, per fidanzarsi, non me lo ricordo dove e perché l'ho conosciuto precisamente. E si è presentato come il figlio di Ntoni Gambazza? Osti, dottore, mi fa una domanda, non me lo ricordo io come si è presentato, non mi ricordo neanche come l'ho conosciuto o chi me l'ha presentato. No, le faccio questa domanda perché è lei che fa riferimento ad Antonio Gamba, lo chiama così, Antonio Gamba, quando ricorda il fidanzamento tra Pelle, tra Antonio Gambazza, Antonio Pelle detto Gambazza, lei nel verbale del 96 lo chiama Gamba e ne parla quando fa riferimento al fidanzamento tra Pelle Giuseppe e Marianna Barbaro. Ecco perché le chiedo come lo ha conosciuto, se le è stato presentato come il figlio di Antonio Pelle detto Gambazza. E non me lo ricordo neanche esattamente dove l'ho conosciuto e neanche chi me l'ha presentato. Mi sembra, come l'ho detto prima, di averlo conosciuto quando lavoravo al Lido giù alla Marina. Però non ho ricordo preciso se l'ho conosciuto lì o dopo o prima. E Antonio Gambazza l'ha conosciuto? Antonio Gambazza l'ho conosciuto, sì. Come mai? Ma perché venivano giù alla Bovalino, ci siamo visti a Bovalino, forse è venuto una volta al paese, non mi ricordo se l'ho visto forse qualche volta al paese. Presentando Platini. A Platini. Lo ha incontrato insieme a Barbara Rosario? Non lo ricordo. No, che io ricordo, no. E chi era Antonio Gambazza a livello di 'Ndrangheta? E come faccio a saperlo io? Io non facevo parte della 'Ndrangheta, quindi come faccio a sapere cosa era Antonio, come si chiamano lì, Pelle o... Rispondere precisamente dovrebbe rispondere qualcuno che sa del, come funziona, chi è dentro. Quindi lei mantiene... Io come faccio a rispondere il procuratore? Quindi lei continua a mantenere la versione che lei non sa nulla? Ma non so nulla, se non uno, lei mi dice, lei ha fatto la, fa parte della 'Ndrangheta, della setta, se non so come faccio a dirle, prima di tutto le dico che non faccio parte di nessuna setta, di nessuna 'Ndrangheta, di nessuna famiglia, di mafia, di storie strane. Secondo, non facendo parte è normale che non so nulla. Se è vero che questo signore che è lui, mettiamo l'ipotesi Pelle, è della mafia, viene a raccontarlo a me che non sono nessuno della mafia, viene a raccontarmi chi è, perché lì cosa fa, mi sembra strano, poi magari lo vanno a raccontare anche in giro, però come le ho detto prima, a me di queste persone non mi interessa nulla, né cosa fanno, né cosa raccontano, né chi sono, né dove vanno. Io ho cancellato tutto quello che erano le mie possibili conoscenze, contatti, gente che frequentavo. Lei nel 96, pronto? Sì, lei nel 96, a proposito di Antonio Pelle, dice le testuali parole: personaggio di spicco della criminalità organizzata in Calabria, ma non era tanto lui il problema, suo figlio Giuseppe, il problema era suo figlio Salvatore, che in quel periodo si era sposato a Reggio Calabria. Quindi conosceva anche Salvatore? Questo dipende sempre di quel verbale che mi diceva prima. Sì, è quello, c'ho io. No. E allora torniamo sempre lì, signor procuratore. Sì. Mi dispiace. Dove torniamo? Torniamo sempre lì. Dove torniamo? Torniamo lì nel fatto che io le ho detto. A parte che non ricordo e ho cancellato tutto. Non ho. E mi creda, non sono sicuro che sia stato io a fare quel verbale e non ricordo di questo appuntamento, ricordo di un appuntamento, però io più di una volta mi ha chiamato però io l'ho già rassicurata da questo punto di vista, noi abbiamo le registrazioni e sentiremo Pennisi e Blasco, non le basta come rassicurazione? Dopodiché, ma se... no, non è una questione che mi basta la sua di parola, non ho che io metto in dubbio la sua parola, e allora non mi permettere neanche di pensare. Oh, benissimo, la ringrazio. Non mi permetto neanche di pensare, signor procuratore. Certo. Le dico e le chiedo cortesemente
di comprendere appieno quello che sto dicendo, che non ho memoria di queste cose che lei mi sta dicendo. Ho capito. Non perché non mi fido di lei sì. o di un altro magistrato. No, ma facciamo tutte e due una cosa, diciamo, utile in questa sede, cioè evitiamo di ripeterci ancora una volta queste cose e andiamo avanti, va bene? Benissimo, come preferisce lei, va bene. Quindi la mia domanda è, lei ha conosciuto Pelle Salvatore? Figlio, non me lo ricordo se l'ho conosciuto, signor procuratore. Figlio di Antonio, questo Pelle Salvatore. Figlio di Antonio Pelle Gambazza. Sì, ho conosciuto il figlio di Antonio. Il fratello di Giuseppe, dice. Sì. Lo ha conosciuto? Sì, mi sembra di averlo conosciuto. O lui o qualcun altro. Penso di averlo conosciuto, non vorrei dire una bugia. E chi le ha detto che si era sposato a Reggio Calabria? Ah, questo non lo so, se si è sposato a Reggio Calabria. Mi dice, se l'ho conosciuta Salvatore, loro venivano alla sera a Lido. Venivano anche durante il giorno, andavano a mare, spiaggia, però più la sera venivano a Lido loro. Perché c'era la musica, c'era movimento. Sì, lei in questo verbale... Però non so se si è sposato a Reggio Calabria, lei in questo... si è sposato a Bianco... Lei in questo verbale, Romeo, dice che il problema... Sì. Cerco di essere più chiaro. Lei individua un problema nel verbale, nel rapporto Pelle-Giuseppe-Marianna-Barbaro. È precisa che... Sì. È precisa che il problema non era Giuseppe, ma il problema era Salvatore, che si era sposato a Reggio Calabria. Domanda. Perché sposarsi a Reggio Calabria è un problema? Non glielo so dire, io non so neanche se è sposata a Reggio Calabria. Non glielo so dire. E non allora... so neanche... No, non ho idea, io le dico. Non ho idea. Penso di averlo conosciuto a Salvatore. Oh, non ha idea. Benissimo. E allora facciamo sempre accesso a quello che lei sapeva nel 96. Ripercorro l'intero periodo. Personaggio di spicco della criminalità organizzata in Calabria e si riferisce ad Antonio Pelle Gambazza. Ma non era tanto lui il problema o suo figlio Giuseppe, il problema era suo figlio Salvatore, che in quel periodo si era sposato a Reggio Calabria, se non ricordo male, con la figlia di un avvocato, o sua moglie era un avvocato. Comunque il discorso era questo, che il suocero di Pelle Salvatore era un personaggio molto conosciuto a Reggio Calabria nella massoneria, e questo dava fastidio a Totò Delfino. Domanda. No, non ho idea di questa cosa. Sì. Non ho mai parlato. Allora... Non so manco che cos'è questa cosa, questa storia qua. Immagino. È un termine che ha sentito oggi per la prima volta. No, ci mancherebbe. Domanda. La televisione, i giornali ne hanno parlato anni. Io non ho assolutamente parlato di massoneria, di storie, no, di sposato, non sposato. No, non ha parlato. Non credo che abbia detto queste cose. Totò Delfino era un massone? Lo so, lui lo può sapere, signor procuratore. Io non posso saperlo perché io non sono stato mai, quindi come faccio a dire sì o no? Certo. Perché se io le dico no e lei ha una prova che sì, mi dice no e no, e viceversa. Io non ho idea se lui è massone o no. Le chiede Pennisi all'epoca perché dava fastidio a Totò Delfino il fatto che il figlio di Antonio Pelle avesse un rapporto con la massoneria di Reggio Calabria, e lei risponde perché lui dice: se Barbaro Francesco Castano prende e si appoggia a Pelle Antonio, che a sua volta appoggi con la massoneria, la nostra strategia, dice lei, non funziona più. Non possiamo fare più quello che vogliamo noi, non li possiamo più tenere sotto controllo tutti quanti, capisce? Perché Totò Delfino è un massone. E quello lì era il suo obiettivo, prendere tutta la strategia in mano lui e fare di Platì l'epicentro dell''Ndrangheta in Calabria, per essere lui il rappresentante, perché lui aveva appoggi politici, appoggi in magistratura e tante altre storie, quindi era una persona molto importante. E aveva questa paura lui che Barbaro Francesco, creando degli appoggi con Pelle, sarebbe entrato, avrebbe saputo alcuni discorsi che loro facevano una volta al mese ad Africo. E mi fermo.
Che cosa si faceva una volta al mese ad Africo? Ma scusi, lei mi ha detto che io, sempre in quel famoso verbale, ho detto che, non ricordo adesso, il dottor Delfino, che era lui, che andava contro la nostra strategia, la strategia nostra. Io non potevo dire queste cose, signor procuratore, la strategia mia di che cosa è meno male che abbiamo un legislatore molto accorto che ha imposto la registrazione di queste dichiarazioni. No, no, ma a prescindere quello che lei dico. Ma lei lo ha capito che la sua lei lo ha capito che la sua voce è registrata? Cioè, certo che l'ho capito. Ah, meno male. Ma io le ripeto, signor procuratore, non ho né timore né niente, né davanti a te né davanti agli uomini. Io mi presento con la mia faccia, con la mia fronte davanti a tutti. Non ho problemi, non ho paura di nessuno. Che cosa si faceva una volta al mese ad Africa? Nella vita, non 100 volte. Se qualcuno decide che io devo morire, non è un problema. Non mi fa paura niente nessuno, signor procuratore. Che cosa si faceva una volta al mese? Io stavo dicendo semplicemente, che io ho detto che questo va contro la mia strategia. Ma quale strategia posso avere io che non sono niente nessuno? Le pare normale, le pare logico? Mi perdona la domanda, signor procuratore. Allora io che non sono nessuno. Lei non ha, qui non c'è scritto, lei non c'è scritto contro la mia strategia, qui c'è scritto contro la nostra. Quindi, la nostra, sì, mi perdoni, ho sbagliato io il termine, contro la nostra strategia. Che in realtà, da quello che io ricavo, sì, non ci parliamo addosso però, che in realtà da quello che io ricavo è la strategia di Totò Delfino, massone, e Barbaro Francesco Castano. E che io facevo parte della loro strategia. Senta, quello che lei ha dichiarato, io gliel'ho detto. E gli ho detto che avevate che, sì, ho capito, però, che la locale. Che io che non sono nessuno faccio parte della strategia di personaggi anche da lei illustrati come non so che cosa. A me sembra strano, onestamente. La locale di Platì, che lei descrive in questo verbale, è composta da 4 famiglie. Va bene? Di cui lei fa i nomi: Barbaro, Agresta, Trimboli e Papalia. Va bene? Poi lei ai Papalia, sempre dal suo verbale del 96, ai Papalia lei attribuisce poi un livello superiore, perché dice che Antonio è il vertice della Lombardia e che Domenico è il vertice di tutta l'Andrangheta e quindi è il capo assoluto a livello nazionale. Va bene? Poi introduce dei riferimenti. Va bene, ripeto, lei lo sta dicendo. No, io lo sto dicendo, vuol dire quello che le ho già contestato, Romeo. In nessuna genere, natura, né con i Papalia né con gli altri che ha fatto. Benissimo, io le sto riassumendo quello che le ho già contestato. Poi fa riferimento in questo verbale. Quello le sto dicendo io. Com'è? Poi lei dice in questo verbale che c'è una figura. Sì. Particolare, che è quella di Totò Delfino, che è quello che fissa le strategie, e lei lo definisce un massone da cui i Barbaro prendono ordini. Questo è quello che io le ho contestato. A me questo non risulta. Non risulta. Non ricordo di aver detto queste cose, non mi risulta che Totò. Quando i pelle si legano alla massoneria di Reggio Calabria, poi lei dice, sorge un problema. Perché c'è il timore dei Barbaro Delfino che i canali massonici reggini possano svuotare di peso il loro ruolo. E ad un certo punto, descrivendo questa situazione che le ho appena contestato, lei dice che una volta al mese ad Africo si faceva una riunione. Domanda per l'ennesima volta: che riunione si faceva una volta al mese ad Africo e chi partecipava a questa riunione? Non so, perché non ho mai partecipato a riunione né a Africo né a Siderno né a nessuna parte. Io non ho idea se queste cose, glielo ripeto e spero che non dobbiamo più dirlo, le ho dette io questo verbale, quando l'ho fatto, con chi l'ho fatto, perché io non ero e non sono nessuno, specie adesso, e non lo sono mai stato, uno che va a fare riunione a parlare di massoneria, di queste cose che non ho mai sentito parlare neanche quando ero da quella parte dove si trafficava. Io personalmente non ho mai parlato con nessuno e non abbiamo mai parlato di massoneria, di queste cose qua.
neanche con Morabito, che era uno di quelli che, oltre ad essere mio cugino, avevo più confidenza per parlare anche di cose che non erano attinenti strettamente a quello che era il lavoro nostro. Parlavamo anche di altri fatti, della vita. Non abbiamo mai parlato di massoneria, proprio perché siamo lontani e non sappiamo manco di che cos'è sta cosa. Quindi come facevo io a dire che dottor Delfino il massone andava ad Africa tutte le settimane, tutti i mesi a fare le riunioni? Mi sembra strano quello, per quello non ho ricordo di questo verbale che dice lei. Lei è cattolico? Certo. È praticante? Sì, anche praticante. Chi è Dostilo? Ma di dove? Ah, quello di giù dice lei. Ah. Chi è Don? Di dove? Don Stilo, lei ha conosciuto mai una persona? No. Che si... No. Non l'ho conosciuto, l'ho sentito nominare, l'ho sentito che era un prete giù, però non l'ho conosciuto mai. E da chi l'ha sentito nominare? Ma dappertutto, Don Stilo si sentiva dappertutto, professore, signor procuratore. E dappertutto dove? Cioè, non è... giù, in Calabria, Platia, Bovalino, dovunque va, andava. All'epoca che eravamo ragazzi noi sapevamo che c'è Dostilo, che non so dov'era, se era la Madonna di Borsio o in quale seminario, che cosa faceva, c'era un professore forse, o era preside di una scuola. Lei ha mai avuto contezza di rapporti tra Dostilo e le famiglie di 'Ndrangheta di cui stiamo parlando? Io personalmente no. Non ho mai né conosciuto il tuo stile, mai sentito parlare di cose delicate, nel senso che potevano essere traffici o altro cosa, questo sacerdote, prete, che cos'era lui. La riunione di cui parlava lei nel verbale del 96 ad Africo vedeva protagonista anche Dostilo? Non lo so, signor procuratore, non sono mai stato in una riunione ad Africo, quindi non so se c'era una riunione, se c'era Dostilo. Proseguiamo con la lettura. Avrebbero saputo alcuni discorsi che loro facevano una volta al mese ad Africo, loro, e indica chi sono: Totò Delfino, Peppe Nirta, Don Stilo, Mimmo, Domenico, non ricordo adesso come si chiamano quello lì, De Domenico, Filippo De Domenico, non quello che è il negozio vicino alla stazione di Bovalino, quello che aveva il capannone sull'autostrada, sulla superstrada di Bovalino, capannone che poi gli hanno preso i perre assieme a Barbaro Giuseppe Unigru. Era quello lì il problema principale di Totò Delfino, che Barbaro Francesco Ucastano avrebbe saputo tutto quello che parlavano dentro, in quelle riunioni. Sa perché glielo dico? Perché per aggiustare il processo di Natale Agresta, le chiede Pennisi, fermo un attimo, organizziamo bene le cose, cioè la esposizione, perché si capisca. Questa riunione che si faceva ogni mese ad Africo, ecco, era una riunione non del locale di 'Ndrangheta. E lei risponde, no, lì partecipavano solo quelli che erano massoni. Quindi lei mi dice, in questo verbale, che esiste una parte di soggetti di 'Ndrangheta che sono massoni. È così? Non lo so io, signor procuratore. Le ripeto... Non vorrei ripetere, non ricordo di questa cosa, di questo verbale, quando l'ho fatto, si è detto queste cose, io non ricordo niente di questo che mi sta dicendo lei, di questo verbale che mi sta contestando lì a Milano con questo dottore... Pennisi. Esatto, grazie, non me lo ricordo io questo incontro che ho avuto con lui. Non se lo ricordo. Se lei mi avesse detto, ti ricordi che hai visto nomi di due volte, tre volte... Mi ricordo che ho visto nome, però questo dottore Pennisi non me lo ricordo. Non se lo ricordo. E poi abbiamo detto cose che a guardarli senza andare troppo oltre, cioè io come potevo parlare di cose del genere, signor procuratore? Certo, certo. Come potevo parlare, sinceramente, come potevo parlare della 'Ndrangheta, della famiglia, della cosa lì, come si chiama la setta lì, della massoneria, quelle cose lì. Come facevo a parlare io di queste cose?
andiamo avanti. Non avevo menzione, non avevo contatti, non conoscevo gente che fa queste cose. Lei poi spiega, a proposito di questa riunione, che loro facevano la riunione mensile ad Africo, quelli della nostra zona della Locride, diciamo così. Però tutto quello che veniva deciso lì dentro, dopo veniva portato a Reggio Calabria. A chi, le chiede Pennisi? In una riunione, non glielo so dire, sapevo da Rosario che a Reggio Calabria si riunivano i vertici, però io non glielo so dire perché non me l'hanno mai detto chi erano i vertici. Domanda di Pennisi, perché la riunione avveniva ad Africo? E lei risponde, quelli della Locride. Perché la riunione la facevano ad Africo, insiste Pennisi. E lei risponde, perché là voleva Peppe Nirta, Nirta Giuseppe e Don Stilo erano i rappresentanti di questa massoneria nella Locride e quindi si riunivano da Don Stilo una volta al mese e decidevano le strategie che si dovevano fare. Dopodiché tutto quello che veniva fuori in quella riunione lo portavano a Reggio Calabria. Romeo, c'è neanche la fantasia più sfrenata può riferire con tale dovizia di particolari. Rida. Dico neanche la fantasia più sfrenata. Guardi, o parlo io o parla lei. Poi quando lei vuole parlare io le lascio tutto lo spazio. Ci mancherebbe solo quello. Parli lei. Neanche la fantasia più sfrenata può riferire. La parola può parlare. Può riferire i particolari che si ricavano da questo verbale. Sì. Lei prosegue poi, a Reggio Calabria il suocero di Salvatore Pelle sapeva quello che avevano deciso ad Africo e questo non andava bene a Totò Delfino in virtù del fatto che, le stavo dicendo, Totò Delfino si era interessato all'aggiustamento del processo di Natale Agresta, imputato del sequestro fatto russo, e in cambio di quell'aggiustamento gli avevano chiesto l'arresto di Barbaro Francesco Castano. Ma guardi quanti particolari lei conosce. Vediamo se sono stato io a fare questo verbale. No, guardi. Perché io le dico per l'ennesima volta non ho memoria di questo verbale. Certo. E infatti io l'ho detto però, e la invito ad ascoltare il mio consiglio. Basta. Cioè, abbiamo capito. Sì. Abbiamo capito che lei ha questo dubbio. Benissimo. Che noi non abbiamo. Basta. Andiamo. Ci mancherebbe. Quindi torno a chiederle, alla luce di quello che le ho contestato, il ruolo di Totò Delfino qual era? No, non lo so, il ruolo di Totò Delfino, quello che so io, sa cos'era? Era il professore dell'Istituto Tecnico Commerciale di Bovalino ed era giornalista, però non so in particolare cosa scriveva, per quale testata scriveva, questo non glielo so dire. Il ruolo di Totò Delfino. Scusi, procuratore. Sì, però aspetti. Lei mi ha detto questo verbale quando l'ho fatto io. Non le ho detto quando l'ha fatto. Lì che io ho incontrato il dottore Pennisi. Vuole che le legga l'intestazione del verbale? No, la data, volevo vedere. 16 maggio, 16 maggio 1996, alle ore 10:45, davanti a me, dottor Roberto Pennisi, è presente il signor Romeo Annunziatino. Negli uffici della Procura della Repubblica di Milano. Sono presenti altresì. Perché si continuava a parlare di questo verbale e io non avevo capito di quando è successo, quando è venuto questo verbale. Volevo la data, ecco, grazie mille, mi scusi se l'ho disturbato. Lei aveva un avvocato nel 96 quando lei collaborava con la giustizia? Non me lo ricordo. Qui è presente l'avvocatessa Maria Luisa Borgato del Foro di Milano. È stata suo avvocato? Non mi ricordo, procuratore. Non se lo ricordo. Se questo è l'avvocato. No, non me lo ricordo. Io avevo l'avvocato Tropea di Bergamo. Quello me lo ricordo, che è venuto a trovarmi un po' di volte in carcere. Allora, stavamo dicendo di Totò Delfino, le ho chiesto qual era il ruolo di Totò Delfino, lei ha detto che non lo sa. La domanda che le faccio ora è un po' diversa.
Lei è in grado di dirmi se Totò Delfino facesse parte quindi di questa componente massonica di 'Ndrangheta che fissava le strategie che tutta la struttura poi doveva seguire? Posso rispondere? Sì. No, non sono in grado di dirlo, signor procuratore. Non è in grado di dirlo. Perché non sono all'altezza, non sono mai stato, non ho mai partecipato e mai ho fatto parte di questa massoneria o 'Ndrangheta o come la vogliamo chiamare. Quindi come posso io dire che Totò Delfino era il capo che andava a fare le riunioni o partecipava? No, non glielo posso dire. Niente posso dire, perché non so. Ho capito, per fortuna l'ha detto nel 96. Quando a questa stessa domanda le risponde, no, lui era massone, non era affiliato, lei dice. Noi dobbiamo partire dai tempi che furono, quando c'era ancora suo papà a Platì, che suo papà era molto vicino a Pasquale Agresta, suo papà di Delfino. Poi vediamo chi è il papà di Delfino. Io non l'ho conosciuto suo papà. Ora vediamo se l'ha conosciuto o no. Che suo papà era molto vicino a Pasquale Agresta, il capo della Camera di Platì. Ora io vorrei che lei mi dicesse che cos'è la Camera di Platì. La Camera di Platì, mi perdoni, mi è da ridere. Io quello che ho conosciuto a Platì c'era la Camera del Lavoro. Altre camere non ne conosco e non ho mai visto a Platì. C'era la Camera del Lavoro, che c'era anche un mio cugino, Pangallo, che era dentro lì nella Camera del Lavoro, faceva tipo quelli della CGL, lì, come si chiamano, i sindacati. Prego, Presidente, visto che voleva intervenire. Romeo, la sua collaborazione quanto è durata? Quando è iniziata e quanto è durata? Non mi ricordo, perché sinceramente io ho parlato con Nobili per le storie di Morabito, però non ricordo niente di questo qua. Ah, non ricorda neanche questo. No. Ma è stato sottoposto all'epoca a un programma di protezione o no? Sì, loro volevano farmi questa cosa qua, però non mi hanno fatto niente. Non hanno fatto niente. Perché non c'erano motivi, non c'erano pericolosità, anche perché io non avevo detto altro che quello che avevo fatto con Morabito a Milano, perché lui mi aveva detto quello che gli aveva già raccontato lui al procuratore, al dottore Nobili. Sì, a Milano. E io mi viene un dubbio, le voglio chiedere questo. In virtù di questa collaborazione, sì, di che cosa avete parlato? Sì. Di noccioline? Non lo so, mi domando. No, della droga. Della droga. Soltanto di droga. Solo di droga. Solo droga. Va bene, procuratore generale, può andare avanti. Grazie, Presidente. Non dovrebbe essere ancora lungo. Allora, quindi lei non ha mai sentito parlare di questa Camera di Platì? No. Quindi non mi sa dire che cos'è? Non glielo so dire, signor procuratore. Non lo so per cos'è la Camera di Platì. Non lo so. Lei prosegue dicendo quanto segue. Poi dobbiamo dire questo che è rilevante: non c'è nessun gruppo familiare, un 'Ndrangheta, un locale, anche se forte come numero ed economicamente, se non ha l'appoggio in politica. Può fare ben poco, quasi niente, si può muovere solo sul territorio sempre a rischio perché uno dei componenti viene arrestato e l'appoggio non c'è né in magistratura né in politica. Quello lì marcisce in prigione, ecco perché tutto questo interesse a tenere molto vicino Totò Delfino e a secondarlo in quello che lui diceva. E i propositi che aveva capisce proprio per questo, e perché Totò Delfino era a conoscenza sin dai tempi lontani dei segreti della Camera di Platì. Perché, le ripeto, sin da quando c'era suo padre, credo fosse un appuntato brigadiere dei carabinieri di Platì, lui era molto vicino a Pasquale Agresta, noto capo della 'Ndrangheta di Platì.
Ha conosciuto il padre di Delfino, appuntato o brigadiere dei carabinieri? No, non l'ho conosciuto. Pensi che io ho frequentato la casa della signora Delfino sin da bambino, però non c'era questo, il papà loro. Non l'ho conosciuto, no. È corretto questo riferimento che ricavo dal verbale, che fosse appuntato brigadiere dei carabinieri? Mi sembra che poteva essere qualcosa così, però dirle adesso era carabiniero, era polizia, era finanza, o era che cos'era, non lo so, non glielo so dire. Non me lo so. Mi sembra che era nelle forze dell'ordine. Benissimo. Però non le saprei dire esattamente dove, in quale città, cosa ha fatto, quando l'ha fatto. Quindi lei da ragazzino frequentava la... Come generale anche era... Come? Quindi lei da ragazzino frequentava la casa dei Delfino? Della signora, sì. Come mai? Perché era da sola la signora e noi altri, mio papà ci mandava ad aiutarla, a fargli la spesa, a fargli qualcosa. Abitavamo di fronte, la signora era da sola. Era anziana pure. Ho capito. Quindi c'era un rapporto molto familiare. Sì, sì, se vogliamo usare questo termine, era familiare. Andavamo ad aiutare la signora a fare la spesa, a mandare da mangiare a un signor anziano che non so se era suo papà, suo zio, qualcuno lì in una via vicino al mercato. Senta, quando lei dice andavamo, fa riferimento a lei e a chi altro? O con mio fratello, con qualche mia sorella, o con qualche vicino, però le sto parlando che eravamo ragazzini di 5 anni, 6 anni, 7 anni. Ho capito. Proseguiamo. Ecco perché c'era Totò Delfino lì, proprio perché lui aveva appoggi politici, appoggi MAG, ritengo che sia magistratura, ad avere vicino Totò Delfino, e l'interesse di Totò Delfino era quello di avere la famiglia vicino per eventuali azioni di ritorsione a qualche persona che non stava a quello che diceva, capisce? Funziona così. L'andrangheta è il braccio armato. Ascolti. L'andrangheta è il braccio armato. Non mi ha detto capisci? Non ho capito. Capisce? Funziona così, dice lei. L'andrangheta è il braccio armato. La massoneria o le persone influenti come Totò Delfino sono il cervello. Sono loro che manovrano la camera al suo tornaconto, altrimenti non glielo farebbero. Non credo che tutti i paesi locali vadano in cerca di un personaggio così importante, anzi scusi, ma credo che tutti i paesi locali vadano in cerca di un personaggio così importante come ce l'ha Platì, e cioè Totò Delfino. Chi le ha spiegato questa distinzione tra 'ndrangheta braccio armato e componente massonica che è il cervello? Nessuno, non mi ha spiegato niente nessuno. Torniamo sempre al discorso di prima, signor procuratore. Nessuno mi ha spiegato niente e nessuno ha chiesto niente. Di niente, di cose che non mi interessavano, non mi interessano e non mi interesseranno mai sicuramente. Anche le persone. Ho tutto il rispetto per Totò Delfino. Perché però non mi interessa neanche lui cosa fa, dove va, con chi si incontra, sono affari suoi. Perché nel 1996, caro Romeo, queste cose le sapevano in pochissimi. Quale cosa, scusi? Che c'era una componente massonica dell'andrangheta che era il cervello e che l'andrangheta era il braccio armato. E lei ora era uno dei pochissimi. E secondo lei io sapevo queste cose? Lei ritiene veramente, onestamente, questo... che io potevo, quando quell'anno che ha detto lei prima, vabbè, quello che è stato, non mi viene in mente l'altro. Sì, sì. Che io potevo sapere una cosa. Ma non è che lo dico io, lo dicono i nastri dove c'è la sua voce impressa. Se lo dice lei, io le ripeto. No, non lo dico io, lo dice lei, è la sua voce impressa che viene trascritta. Sì, però le sta dicendo lei che ci sono la mia voce, io le ripeto, come io l'ho già detto prima. Non ho minimo dubbio di quello che sta dicendo lei, nel senso. Però le ripeto, io non ho ricordo di quello che sta dicendo e ho grandi dubbi che io abbia potuto dire quelle cose qua. Senta, quanti locali di 'ndrangheta che lei sappia hanno questa componente massonica come quello di Platì? Signor procuratore, ma secondo lei io Romeo, voglio dire, io capisco che lei si stupisce,
Ma lei ha capito che lavoro faccio io? Ah, ma beh, sì, è un procuratore. Allora. Sì, procuratore. E allora, quando faccio le domande, non ridacchi. Aspetta che glielo dico. Perché io l'ho letto che cos'è lei. Ecco. Se no, sembra che non ho letto la carta che mi ha mandato. Procuratore aggiunto applicato dalla Procura Generale. L'ho letto, certo che l'ho letto. So è che qui, è il procuratore, è qui. Ci mancherebbe. È però qui. No, se mi è venuto spontaneo, e chiedo scusa a lei, alla Corte, a tutti i presenti, per sorriso, è perché lei mi fa una domanda e mi dice quanti locali ci sono in Calabria, in Italia, non mi ricordo. Come faccio io a rispondere, signor procuratore? Io non ho detto, io non ho chiesto questo. Guardi che non ho chiesto. Volevo poterle rispondere, ma guardi che non ho chiesto questo. Non ho chiesto questo, guardi. Ah, no. No, le ho chiesto oltre. Ho capito male. Ecco, e allora ascolti bene. Oltre alla locale di Platì, a cui lei riferisce questa doppia componente, e cioè il braccio armato che è l'Andrangheta e la massoneria che è il cervello. Quante altre locali di 'Ndrangheta lei conosce con questa doppia componente? Ma io non conosco nessuno di questo locale, come dice lei, doppia storia, né a Platina né a un'altra parte. Non ho ricordo io di aver potuto dire questa cosa, anche perché non ho mai conosciuto questa cosa qua. Come faceva a raccontarla, dottore, signor procuratore? Ad esempio, lei con l'Ndrangheta... Con l'Ndrangheta di Reggio Calabria, lei ha avuto rapporti? A Reggio Calabria? Sì. No, a Reggio Calabria no. Con l'Ndrangheta tirrenica lei ha avuto rapporti? No. Ma io non, sinceramente parlando, signor procuratore, se lei mi dice con un termine preciso, lei ha avuto a che fare con l'Ndrangheta di Platì o con l'Ndrangheta di Reggio Calabria o di un altro paese? Io lo dico no, perché non essendo uno di quelli non poteva avere. Se lei mi dice ha avuto rapporti con Barbaro Rosario e secondo lei o secondo non so chi, oppure con un'altra persona che secondo lei o voi della giustizia pensate che quella è della 'Ndrangheta e lo definite che io ho un rapporto con uno della 'Ndrangheta, allora così vi posso dire sì. Diversamente no, signor procuratore, non vi posso dire ho avuto rapporti con uno della 'Ndrangheta di là, perché non so se quella era della 'Ndrangheta di là. Non so se ho, probabilmente mi sono incartato nello spiegare il passaggio. Spero di aver reso l'idea. No, lei è chiarissimo, guardi. Grazie. E rimane ferma la domanda, quindi lei con l'Ndrangheta di Reggio Calabria non ha avuto rapporti, lei con l'Ndrangheta tirrenica non ha avuto rapporti, giusto? No. Perché in questo verbale lei dice di aver avuto incontri con i Piromalli attraverso sì, un signore che si chiama Giuseppe Antonio Italiano. Giuseppe Antonio Italiano. Non lo conosco. Non mi sembra di conoscere, però dove l'ho incontrato questo? Una persona che ho incontrato in un carcere, dice lei? No, dice di averlo incontrato in un autosalone di Gioia Tauro. No, non mi ricordo, signor procuratore, no. Io ho incontrato nella mia vicissitudine, nelle mie vicende carcerarie, ho incontrato persone della Calabria che erano anche della piana di Gioia Tauro, di altro paese, di Cosenza, però non a livello di parlare di niente. Quindi non ricorda nessun incontro a Gioia Tauro, lei, Barbaro Rosario, i Piromalli e Giuseppe Antonio Italiano? No, non me lo ricordo, questo dicendo. Lei non si ricorda di questo Giuseppe Antonio Italiano, presente anche ad Africo, incontri con Giuseppe Nirta, no? No. Non me lo ricordo io questa cosa, signor procuratore. No. Sinceramente non mi ricordo questo nome, proprio non mi dice nulla. Lei nel 96... Perché se lei mi dice Rosario, quello, quell'altro, o Nirta o Dostilo, come mi ha detto prima, sono cose che comunque ho... Anche se lontano, ma il ricordo dei nomi ce l'ho.
però questo di Antonio lì, questo qua di Gioia Tauro, non mi dice niente il nome. Ma lei dice no. Lei dice nel 96, sono andato con Rosario a casa nell'autosalone di suo nipote, sta parlando del nipote di Giuseppe Piromalli. Loro avevano come messaggero, chiamiamolo così, un signore che si chiama Giuseppe Antonio Italiano, che abita a Molocchio, sarà Molocchio, se non ricordo male ha una segheria. Non ricordo sinceramente, perché io non sono mai stato in realtà nella sua attività, me lo disse Rosario che ha questa attività. Lui è venuto tantissime volte al ristorante, con lui una volta siamo andati anche ad Africo, chiedo scusa, a Bianco, da Giuseppe Nirta, perché loro avevano interessi con i Nirta. Giuseppe Nirta aveva interessi nello sbancamento, perché avevano i camion, le ruspe, queste cose qui, e lo stesso aveva i Piromalli alla Piana, siccome di là c'era un lavoro da fare. Che mi dici? Mi sembra che... Non ho la più pari idea, signor procuratore. Mi sembra una cosa talmente fuori da quella che era la mia portata, o meglio, da quello che era il mio interesse. Mm-hmm. Che cosa ne so io se facevano gli sbancamenti, se avevano i camion, quello. Mi sembra troppo strano, capisci? Se lei mi parla di droga, della raffineria, è di pubblico dominio tutto. E quello che io sapevo di quella cosa, quando mi sono incontrato, gliel'ho detto a Nobili. Non c'erano segreti, non c'era nulla di... Però parlavamo di quella droga, di droga. E qui mi sembra che si sta spaziando su cose che non sono mai state di mio interesse. Io non so neanche se questa aveva i camion, la segheria. Complimenti. Non ho la più pari idea, mi creda, signor procuratore. Complimenti, lei ha riempito 60 pagine, diciamo, di cose. 60 pagine? Sì, 60 pagine, sì. Senta, andiamo oltre, ho quasi finito. Lei ha conoscenza di processi aggiustati da parte dei Barbaro, Papalia, Delfino? Comunque, processi aggiustati che cosa significa, scusi? Cosa, o meglio, cosa mi vuole dire? Lei ha conoscenza di processi lei ha conoscenza di processi aggiustati dall''Ndrangheta e in particolare da Totò Delfino, Barbaro Rosario, Mico Papalia? No, non lo so, io non sono a conoscenza, non mi risulta queste cose, perché se no probabilmente avrei fatto aggiustare il mio del processo, se avessi avuto io contezza che Domenico o Rosario o Totò, non perché Totò con me aveva amicizia, non aveva nessun rapporto, però attraverso mio papà potevo anche contattarlo laddove mi avesse potuto aiutare ad aggiustare il mio processo, perché io ho preso un sacco di anni lì per la raffineria, perché mi hanno condannato come come le dico, organizzatore, promotore, e poi il risultato che non lo ero. Quando ha collaborato Morabito gli ha detto la verità, o meglio ha detto quello che secondo lui era la verità. E quindi se io avessi avuto questo, avessi saputo che qualcuno di quei signori che lei mi ha nominato prima potevano aggiustarlo, faceva intervenire per me, piuttosto che far intervenire per un altro. Mi sembrava una cosa più logica. Non ritiene lei? Lei ha avuto contezza di informazioni riservate che le arrivavano nelle mani, provenienti anche da ambienti investigativi? Cioè, per essere più chiaro, sapevate in anticipo delle indagini che vi riguardavano? Per le mie indagini no, non ho saputo niente. A me quando mi hanno preso e mi hanno portato via, non mi hanno detto niente, anzi non mi hanno manco trattato con attenuante, mica attenuante. Ho preso un sacco di anni io lì, senza essere né promotore né organizzatore né niente. Non lo so se gli altri avevano informazione o contatto o qualche cosa. Io personalmente no. Sì, ho la sensazione che lei confonda però la sua vicenda specifica con invece l'oggetto della mia domanda. Io ho chiesto se la cosca Barbaro, se la cosca Papalia
avessero informazioni riservate che riguardavano le indagini a loro carico o avessero attraverso Totò Delfino la possibilità di aggiustare processi. Non sto parlando di Romeo Annunziatino, eh. Sto parlando dei vertici della famiglia. No, sì, ho capito, no, non ricordo io, se, no, non credo di aver parlato, però non ricordo di questo, di aver parlato con qualcuno di questa cosa. Perché nel 96, nel 96... Sono dentro da una vita, se avessero avuto, voglio pensare, se avessero avuto un qualcosa si sarebbero fatti aiutare, però a parte quello a me non interessa niente di quello che fanno, di dove vanno, se hanno aiuti, non hanno aiuti, a me non risulta. Non ricordo io di aver parlato con qualcuno di loro di questa cosa. Nel 96 lei dichiara... Devo dire anche che nel ristorante che io gestivo di fronte a casa di Rosario, lì c'erano settimanalmente delle riunioni, tra le quali c'era anche Totò Delfino, perché lui praticamente veniva sempre lì al ristorante a riferire a Rosario o a Giuseppe Barbaro quello che si stava muovendo anche a livello di giustizia, se c'erano delle indagini, se c'erano procedimenti aperti per quanto riguarda il Tribunale di Locri. Questo per quanto riguarda il Tribunale di Reggio Calabria, avevamo il filo diretto con i De Stefano. Ha capito? Io non avevo filo diretto con nessuno, signor procuratore. Non lo conoscevo neanche, sinceramente. Come spunta questo riferimento ai De Stefano su Reggio Calabria? Non lo so, non ho la più pallida idea di dove spunta e di come spunta. Li ha mai sentiti nominare? Oppure lei, voglio dire, ha generato... Sì, certo, sentiti nominare... Sì, signor procuratore, è come l'ho detto prima. Se lei mi dice... conosci Barbaro Rosario? Sì. Conosci Domenico Papalia? Sì. Conosci Tostino? Non lo conosco personalmente, ma l'ho sentito nominare. Conosci Nilda? Non lo conosco personalmente, l'ho sentito nominare. Perché in Calabria si sente, si sa, si parla delle persone, bene, male, meno bene, a chi interessa parlare si avvicina, a chi non interessa parlare non si avvicina, però si sente, come così ho sentito parlare di De Stefano, ho saputo anche che avevano le guerre, che avevano problemi, sì, questo l'ho sentito, però che ne so io cosa facevano questi qui, se avevano i canali o quello che avevano. E di non chi... lo posso sapere io, signor Presidente. E di quali... signor Procuratore. Di quali De Stefano ha sentito parlare? Ho sentito parlare di Paolo che è morto, di un figlio suo che aveva, che era scappato, non ricordo esattamente quello che aveva fatto. Poi? Non mi ricordo. Di questi qui ho sentito parlare. Di Stefano, la famiglia di Stefano di Reggio. Però, come ho sentito parlare di loro, ho sentito parlare di altri, come altri probabilmente hanno sentito parlare di me. Non è che ho sentito parlare di loro in una cosa, e che è successo? In una riunione segreta o chissà che cosa. No, non credo. Si avvicini di nuovo al microfono. Come? Si avvicini di nuovo al microfono, che non la sentiamo più. Sì, sì. Non è il microfono, è successo qualcosa. Mi sente? Malissimo. Io sono a vedere prima, signor procuratore. Sì, sì, aspetti un attimo che c'è un problema tecnico. Mi sente? O senti? Sì, sì, ma io lo sento, signor procuratore, mi sente? Sì, adesso sì. Le stavo dicendo, quindi lei di rapporti con i De Stefano riferibili ai processi presso il Tribunale di Reggio Calabria non ha saputo mai nulla? No, non ricordo che qualcuno mi abbia potuto parlare di questa cosa. No. Signor Procuratore, no. Perché il collega Pennisi all'epoca le chiede attraverso chi aggiustavano questi processi al Tribunale di Reggio Calabria e lei risponde in questo modo: attraverso l'avvocato, il cugino di Paolo De Stefano. Perché lui, lei dice... Non ho capito, mi perdoni, signor Procuratore, non ho capito la domanda, o meglio quello che mi diceva. Il collega Pennisi, quando lei fa riferimento ai De Stefano in relazione ai processi presso il Tribunale di Reggio Calabria, le chiede attraverso chi aggiustavano i processi a Reggio Calabria e lei risponde attraverso l'avvocato,
il cugino di Paolo De Stefano, perché lui è un'altra delle menti dell''Ndrangheta in Calabria. Il cugino di Paolo De Stefano, lei prosegue, Totò Delfino e Domenico Papalia, questi sono i tre cervelli dell''Ndrangheta in Calabria. No, so cosa dire, signor procuratore. Mi sembra quasi impossibile che ci stiamo confrontando su questa cosa. Poi sa perché? Perché come potevo io dire una cosa del genere, se l'ho detta, che io i cervelli addirittura stiamo parlando qua, non di un'amicizia mia, di una conoscenza mia. Ma vuol dire che allora io ero un personaggio super importante. Scusi, lei non si è... Io sono un deficiente, me lo dico da solo. Lei non si è definito un personaggio super importante, lei si è definito in questo verbale il factotum di Rosi Barbaro, uno dei capi della locale di Platì, che lei dice essere la locale più importante di tutte. Tant'è vero, ma non me ne che il vertice, tant'è vero che il vertice nazionale dell''Ndrangheta è un rappresentante della locale di Platì. Questa è la fotografia che lei scatta nel 1996. Non so cosa dirle, signor procuratore, ma neanche la più pallida idea o ricordo di quello che stiamo affrontando in questo confronto. Tant'è vero, proseguendo, come preferisce definirlo. Lo definiamo come lo definisce il codice, un esame dibattimentale. Sì, siccome non ho nessuna nozione di codice, di niente, per quello ho detto come volevo definirlo, non è mica perché volevo sminuire il codice. Meglio, grande rispetto per il codice e per lei e per tutti. Meglio così. Proseguendo su Domenico Papalia, sì. Lei torna a riferire quello che sa sul suo ruolo di rappresentante nazionale e a un certo punto dice, cioè lui è l'uomo di punta dell''Ndrangheta, non che era il locale di Platì, per l''Ndrangheta regina, ecco perché è stato dato il via libera a Domenico a decidere lui chi doveva eliminare il sindaco, anche per una questione di prestigio e per una questione di gerarchia. Le chiedo, di quale sindaco si parla qui? Di quale sindaco? Quello non lo so, di quale sindaco stiamo parlando. Cioè, voglio dire, mi perdoni, signor procuratore, se io adesso a lei, no? Mettiamo, lei mi fa una domanda e io le rispondo con un nome, le dirò un nome se le rispondo, o le dico una persona, un sindaco, quale sindaco? Di cosa stiamo parlando? E che ne so, lei parla del vertice nazionale dell''Ndrangheta e da un certo punto ci butta dentro un sindaco. Probabilmente lo ha fatto perché voleva fare qualche esempio concreto. Per quale motivo? E che ne so? La domanda è proprio questa, quindi lei fa riferimento all'eliminazione di un sindaco perché voleva fare probabilmente qualche esempio concreto del potere che aveva Domenico Papalia, mi viene da pensare. Ma assolutamente, ha tutta l'autorità di pensare questo o altro, però voglio dire, se il procuratore, il dottore, non so se era un giudice, un procuratore, quello che era, il dottore quello mi ha interrogato, e io gli dico, vogliono uccidere il sindaco, non mi chiede qual è il sindaco. No, ma scusa, Romeo, dove c'è scritto uccidere? Eliminare c'è scritto qua. Eliminare non significa uccidere, poteva essere anche un'eliminazione politica, no? Non deve chiedere perdono a me, cioè qui ho detto eliminare. Sì, ho detto perdonatemi, ho fatto io una congettura strana, evidentemente. Si faceva per caso riferimento al sindaco di Platì? Sa perché, anche glielo dico, signor procuratore, perché io, parlando con il mio avvocato,
Io ho detto: che cos'è questo documento che mi hanno mandato, cosa significa, perché sono chiamato qui. E lui mi ha detto che sono imputato di qualcosa, di omicidio più altre cose. Ma lei? Allora ecco perché mi è venuta. Lei? Come? Lei è imputato di omicidio? Qui è scritto così, in ordine ai delitti di quell'articolo 575 e 577 sì, più sì, alto. Sì, e quindi? Ma non riguardano lei? No, per quello mi è venuta probabilmente di getto la congiuntura di dire voleva uccidere il sindaco. Ma non c'è nessuna uccisione del sindaco qui, ho capito, ho capito. Ascolti, lei, lei possiamo escludere che facesse riferimento al sindaco di Platì in questo passaggio? Ma io penso che possiamo escludere tantissime cose, signor procuratore. Io come facevo a sapere se è vero o non è vero? Io lo so che lo sanno tutti, che il sindaco di Platì è stato assassinato. Però... E di chi stiamo parlando? È stato assassinato. Di chi stiamo parlando? Come? Di chi stiamo parlando? Il sindaco di Platì. Come si chiama? Domenico De Maio. È stato assassinato. Si chiamava poverino, non c'è più. È stato assassinato. Domenico De Maio, certo che è stato assassinato. E quindi eliminazione, qui lo dobbiamo intendere uccisione, come diceva prima lei. No, 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 no. Io le ho detto, le autorità e tutto quello che vuole di intendere come gli pare, gli piace. Io chiedevo perché avevo capito male, o meglio, avevo inteso la domanda alla mia maniera, che mi ha detto eliminare, e io dico, se io parlo con un magistrato e gli dico vogliono eliminare il sindaco, prima di tutto mi dice che il sindaco che vogliono eliminare, o quantomeno io avrei fatto questa domanda, ho capito. Chi è il sindaco che vogliono eliminare, e dopodiché mi dice chi lo vuole eliminare. Ho capito, ho capito. Se lo vogliono eliminare, non si chi, non si quanto, eliminare il termine che avete usato, o no, o sbaglio. Certo, certo, ho capito. E quindi Mimmo De Maio è stato eliminato, nel senso di ucciso. È stato assassinato Mimmo De Maio, certo. È stato ucciso su volere di chi? E come faccio a saperlo io? Mi fa una domanda veramente impossibile. Impossibile, signor procuratore. E come faccio a sapere che ha assassinato il sindaco Domenico De Maio? Andiamo avanti col verbale, quindi riprendiamo questo passaggio e andiamo oltre. Ecco perché è stato dato il via libera a Domenico a decidere lui chi doveva eliminare il sindaco, anche per una questione di prestigio e per una questione di gerarchia. Pennisi, domanda, ma nella qualità di rappresentante, come lo definisce lei, nazionale dell''Ndrangheta o di vertice del locale di Platì? E lei precisa, il vertice del locale di Platì, gliel'ho detto da chi era rappresentato, e quindi loro hanno deliberato che andava bene. Avevano però bisogno del consenso di Domenico Papalia, perché lui è l'uomo di punta, l'uomo di maggior prestigio, è Domenico Papalia. Interviene Blasco, che chiede, quindi avevano bisogno di due consensi, quello locale e quello nazionale. E lei risponde, questo sì, perché Domenico Papalia era detenuto, perché se Domenico Papalia era libero, era sempre lì quando si riuniva il locale di Platì. Siccome era detenuto, avevano bisogno di far scendere Antonio Papalia da Buccinasco, perché io lo dovevo andare e venire, Antonio Papalia, lo vedevo andare e venire, anche dopo, per qualsiasi decisione si prendeva, veniva giù da Antonio Papalia. Gli veniva riferito il discorso, lui lo riportava a Domenico in carcere, quando Domenico mandava la risposta allora si poteva agire. Cioè, ma lei si rende conto con quale dovizia di particolari lei descrive quelle che sono le dinamiche interne all''Ndrangheta e il rapporto tra vertice nazionale e vertice locale? Però mi sembra di aver capito. Mi perdoni, procuratore. Io vorrei sapere per quale motivo ogni tanto si abbassa. Cioè. Mi sente? E la sento. Mi sente? La sento basso, aspetti un attimo, non riusciamo a capire. O lei tocca qualche filo? No, no, io non tocco proprio niente, ci mancherebbe, non so neanche come. Risponda con le mani in alto.
Sì, parli lei, Romeo. Mi sentite? Ancora basso. Io sono quel microfono attaccato alle labbra, signor procuratore. Un ritorno, sembra che ci sia un ritorno. Mi sente? Sì, male la sento. E ma lontano, siamo lontano, mi dicono vicino. Come? Mi sentite? Mi sente, signor procuratore? Sì, sentiamo una musica di sottofondo. È un telefono che sta suonando. Sì, solo 5 minuti, grazie. Possiamo riprendere? Prego, procuratore generale. Romeo, mi sente? Sì, la sento. Pronto? Sì, la sentiamo anche noi. Mi sente lei? Sì, la sento. Le stavo chiedendo prima del doppio consenso, quello locale e quello nazionale, che vedeva protagonista Domenico Papalia, e lei mi pare dicesse che anche di questo non ricorda nulla, vero? È così? Mi sente? Sì. Le ho contestato prima la parte del verbale del 96 in cui si parlava dei due consensi, quello locale e quello nazionale, per fare determinate attività, e lei dice di non ricordare nulla, è così? Sì. Mi ricordo questa cosa che sta dicendo. Guardi, io le devo dire la verità, tantissime cose le ho cancellate, non ricordo, faccio confusione con i tempi, faccio confusione con i miei studi, ma non perché non voglio rispondere a lei, le ripeto, a tutta la mia stima e il mio rispetto, lei, Laura, la cuore, tutti qua, però io non riesco a, neanche per i fatti miei, per il lavoro, per il casa mia, per la mia famiglia, ad avere i tempi chiari in testa, capisci cosa vuoi? Problemi seri, io non per scherzo. Senta, le ho anche chiesto se è vero. Io dico no, non me lo ricordo, non so, faccio confusione con i nomi o con le date. Procuratore generale, sì. L'altro imputato non lo vedo. Non è rientrato? Dal sito di chi manca? Graviano. Allora, mi di Bari, il detenuto Filippone vorrebbe conferire con l'avvocato Strangio e poi vorrebbe rinunciare al prosieguo dell'udienza. Va bene, allora pochi minuti con l'avvocato Strangio e prendiamo atto della sua rinuncia a proseguire. E volevo sapere invece grazie, Presidente, buongiorno. E quindi poi chiudete il collegamento. Volevo sapere invece per Filippone e per Graviano, scusatemi. Va bene, allora ora possiamo proseguire. Sì, grazie Presidente. Senta Romeo, sì. Prima le ho ricordato un passaggio delle sue dichiarazioni in cui lei, riferendosi al locale di Platì, ed è il passaggio diciamo collegato anche al ruolo nazionale, di vertice nazionale di Domenico Papalia, lei dice che Platì nel 96 almeno è il locale più forte. Ricorda questa affermazione? E se la ricorda mi spiega perché è il locale più forte? Non me lo ricordo di aver detto questa cosa, signor procuratore. Lei a un certo punto dice... Mi sembra strano, glielo dico, mi dispiace ripetermi. Mi sembra strano che io avrei potuto parlare di questo, di questa situazione locale, drangheta, commissione, come si chiama lì, la setta segreta, come si chiama quella roba che mi ha detto, la massoneria, quelle cose qui. Non ero nessuno io, signor procuratore, non lo sono oggi, men che meno, ma neanche quando ero vicino a mio cugino che faceva il traffico, non sono mai stato nessuno di quelli, come facevo io a dire che ho saputo il locale più forte, più vicino, più lontano, più... Mi sembra talmente strano che non trovo le spiegazioni.
Senta, le ho chiesto prima di Do Stilo e anche di Do Stilo lei ricordava poco e nulla, tranne che fosse il parroco o di Polsi o di Platini. Sì, è un parroco, sacerdote, da qualche parte Calabria era, sì. Come sacerdote. Quindi non, lei non è in grado... Non vorrei dire una stupidata. Lei non è in grado di dirmi se Do Stilo fosse anche lui massone e fosse parificabile alla figura di Totò Delfino? No, io non posso dire questo, professore. Signor procuratore. No, perché lei nel 96 dichiara che lui era un massone e quindi appoggiava la famiglia di Morabito Giuseppe, mi sembra che si chiama così. Lei Morabito l'ha conosciuto? Morabito quale, scusi? Morabito Giuseppe di Africo, lo ha conosciuto? No, non lo conosco. È anche questo un soggetto di cui qualcuno le ha parlato? Sì, insomma, non è che non ricordo poco chi mi ha parlato, però è uno di quelli che, per esempio, come Do Stilo, o come Domenico, o come qualcuno dei Stelli, come mi ha detto quelli della famiglia di Stefano. Ma non è che in Calabria si fanno, anche perché vengono sempre sui giornali, sulle tele, per problemi che hanno avuto. Un calabrese è una cosa che sa, perché si sa, lo dicono tutti, parlano tutti. Come quando abbiamo parlato della, purtroppo, eliminazione del sindaco, dici come la sapevo. Ma a parte che era amico dei figli del sindaco. E quindi provo a immaginare, amico oltre che compagno di classe. Di Dante, le mani. Ma puoi immaginare in un paese di 7.000 abitanti che è eliminato il sindaco, è normale che lo sappiamo tutti, tutti, anche le galline. E così ho saputo, se sentiva parlare di Do Stilo, di quello che mi ha chiamato adesso, di Morabito, di questa gente qua. Quindi solo per questo motivo. Sì. Senta, però lei nel 96 è molto specifico su Do Stilo, non solo nel momento in cui appunto gli attribuisce questa qualifica di massone, ma anche nel momento in cui gli attribuisce un livello leggermente più basso di Totò Delfino, ma comunque riferibile allo stesso contesto. Lei dichiara questo. Le viene chiesto, aveva un ruolo corrispondente? Le viene chiesto se avesse un ruolo corrispondente a Totò Delfino e le viene chiesto che tipo di rapporto avesse con Morabito Giuseppe. Lei risponde così, no, lui appoggiava la famiglia di Morabito Giuseppe che opera in Africa e quindi l'Andrangheta che non aveva alcuni appoggi in certe famiglie di altri paesi tipo Siderno, Locri. Cordì, Cosimo Cordì, si rivolgeva a Morabito Giuseppe, il quale si rivolgeva a Do Stilo, sempre per aggiustamenti di processi o per appoggi politici. Prosegue il pubblico ministero e le chiede, aveva un ruolo quindi corrispondente a quello di Totò Delfino? E lei risponde, non so se allo stesso livello, credo di sì. Credo che era un livello più basso di Totò Delfino. A livello di Totò Delfino c'era sicuramente Nirta Giuseppe, perché era lui il referente in Calabria sia per l'Andrangheta che per la massoneria. Dopo che lui è caduto in disgrazia perché suo figlio Antonio, almeno così dicevano, era un confidente e si era comportato male anche processualmente, ecco perché lui ha perso punti dopo ed è salito Totò Delfino al suo posto. Solo che c'era la differenza che Peppe Nirta era andranghetista, Totò Delfino no. Però a livello di appoggi politici, anche nazionali e anche a livello di appoggi di magistratura, Peppe Nirta era molto forte. Vede qui anche quanti particolari lei conosce? Se li ricorda? Lei vedo, però io. Si ricorda questi passaggi? Non ho ricordo di questa cosa, signor procuratore, io l'ho già detto prima. Non mi ricordo io di aver parlato di queste cose, non mi ricordo di aver fatto questo interrogatorio. Ho seri dubbi che io abbia fatto questo interrogatorio. Non ho memoria di questa cosa che mi sta dicendo lei oggi.
Senta, ho davvero finito. Le risultano, come dicevamo prima, riunioni svolte a Reggio Calabria, a cui partecipavano i Papalia, i Barbaro e i De Stefano? A me non risulta, non so se hanno partecipato o se partecipavano, non lo so. Non glielo saprei dire, io non partecipavo a nessuna riunione, non ho fatto mai niente di questo, quindi non lo so se loro sono andate, non ho idea. Le risulta che partissero proprio da Platì, le persone che l'ho indicato prima, quindi Barbaro Rosario o il vero cervello dell'Andrangheta, che è Domenico Papalia, così lei lo chiama, per andare a trovare l'avvocato De Stefano qui a Reggio Calabria? Ma guardi, mi sembra strano, sa perché? Perché io a Domenico Papalia Platì non l'ho mai visto. Lei Domenico Papalia? Quindi come facevo a dire che sono partite da Platì, laddove io avessi detto una cosa del genere? Perché io a Domenico Papalia a Platì non l'ho mai visto. Non l'ha mai visto? Ma infatti io non le sto chiedendo se lei ha partecipato a queste riunioni o se ha partecipato a riunioni con Domenico Papalia. Io le sto chiedendo se le è stato raccontato da Barbaro Rosario, a cui lei era legatissimo, di questi incontri a Reggio Calabria alla presenza dell'avvocato De Stefano. Ah no, non ricordo, non credo che Rosario mi venisse a raccontare, non so, non ho idea, però signor procuratore, no, non mi ricordo. E allora vediamo che cosa le risponde nel 96. L'avvocato De Stefano le viene chiesto, ha avuto modo di conoscerlo? E lei risponde, no, non l'ho conosciuto. Io so questo perché lo hanno sempre detto tutti, anche Rosario, che il vero cervello della famiglia De Stefano è l'avvocato. È lui che fa le strategie e decide tutto. Che Paolo era sì il capo dell'organizzazione, ma in realtà il vero cervello è l'avvocato. Come praticamente a Platì, dove sì il capo è Rosario Barbaro, ma il vero cervello è Domenico Papalia, e questo riguarda tutta l'Andrangheta. Viene sospeso il verbale, poi si riprende e le chiedono una domanda. Anche se lei non ha mai visto l'avvocato De Stefano, le risulta però che partissero da Platì per andare a trovarlo? E lei risponde, sono andato anch'io, ora vi spiego, no? Perché il dottore mi ha detto, se io l'ho visto, magari l'ho visto e non so che era l'avvocato, però le dico, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Paolo De Stefano aveva un appezzamento di terreno, aveva le stalle, e io sono andato lì ad accompagnare Barbaro Rosario per Giuseppe Umaistru alle stalle di Paolo De Stefano. Certo, poi dopo che era successo l'omicidio di Paolo De Stefano, questo perché loro si dovevano incontrare con l'avvocato De Stefano e altre persone, però io ne ho viste tantissime di persone lì, non so dire se ci fosse anche l'avvocato perché non mi è stato presentato. Quindi lei parla di esperienze dirette, di riunioni a cui lei avrebbe preso parte. No, ricordo di aver preso parte, di aver accompagnato Domenico Rosario o qualcuno a Cosolito, ho detto lei prima. Non se lo ricorda? No, assolutamente, zero ricordo. Ma non credo che io ho accompagnato nessuno, però non mi ricordo. Questa riunione le viene chiesto. Che cosa ha detto dopo la riunione? Che cosa è stato fatto? E lei risponde, la riunione si è svolta per questo, per sapere se Platì appoggiava i De Stefano o se si rendeva invece neutrale. In quell'occasione, in quella riunione, si è deciso che Platì si schierava con la famiglia De Stefano. Si ricorda adesso? No. Non so neanche di cosa si doveva schierare, quando fare, non ho idea. Quindi lei non è in grado di confermarmi se all'inizio della seconda guerra di mafia si crea un asse che lega stabilmente i De Stefano e le famiglie di Platì, quindi Papalia Barbaro?
Non sono in grado di confermare questo così, o sia procuratore. Non è in grado di confermarlo. Nel 96 era in grado di, invece di farlo. Perché lei dice, certo che è avvenuto. È avvenuto come appoggi sia in Calabria che a Milano. Noi a Milano abbiamo appoggiato tutti quelli dei De Stefano. Hanno dormito a casa nostra, gli abbiamo dato le macchine rubate, doppioni, armi, documenti, tutto quello che avevano bisogno. E su Reggio Calabria si sono appoggiati a Platì Loro. Però io in quel periodo mi ero già trasferito a Milano. Nel 96? No, la guerra di mafia, no, la guerra di mafia inizia nell'85 e finisce nel 91. Io l'85 ero in Calabria, non ero a Milano, signor procuratore. Lei qui dice, su Reggio Calabria cos'è successo? Lei risponde, su Reggio Calabria si sono appoggiate a Platì Loro, però io in quel periodo mi ero già trasferito a Milano. No, nell'85 ero in Calabria io ancora. E quando si trasferisce lei a Milano? Non me lo ricordo preciso, però aspetta che cerco di fare mente locale, è difficile perché io con le date e con i ricordi faccio un cacao, perdonatemi l'espressione. E cosa le stavo dicendo? Stavo cercando di collegarmi a qualche cosa. Adesso mi sta... Quando lei si trasferisce a Milano, l'epoca in cui se ne va a Milano? No, le stavo dicendo nell'85, no? Stavo dicendo. Io mi sembra che nell'85 stavo scontando con qualche obbligo, con qualche cosa, una condanna che avevo lì, che mi aveva condannato Locri o Reggio Calabria, adesso non mi ricordo chi è stato che mi ha condannato. Sì. Ed ero a Platì a quella data, a quel tempo lì. Quindi non potevo essere a Milano. Io a Milano penso che sono andato nel 90, 80, 87, 90, non mi ricordo. Preciso. Ma mi perdoni, quando lei viene arrestato nell'aprile del 90 a Milano, lei viene arrestato per a Bergamo, vabbè, in Lombardia, per un traffico di droga che lei ha consumato in Lombardia, allora, giusto? No, nel 90. Sì, nel 1990. Quindi se viene arrestato nel 1990, ritengo che i fatti fossero antecedenti, no? I quali fatti? I fatti per cui lei viene arrestato nel 90 sono avvenuti prima del 90 e sono avvenuti in Lombardia, giusto? A Bergamo, sì, in Lombardia. E quindi lei era già in Lombardia prima del 90? Certo, sì, ero già in Lombardia da un anno o due forse. Oh, benissimo, per capirci. Sì, ero prima qua, certo. Oh. Senta, ho finito davvero. Torno soltanto un attimo sulla riunione, perché qui si parla di riunioni fatte a Reggio Calabria con i De Stefano e poi a riunioni fatte a Gioia Tauro con i Piromalli. E le chiedo ancora una volta, lei partecipò a queste riunioni nella piana di Gioia Tauro? No, signor procuratore, mi può immaginare lei se io vado a partecipare con chi devo partecipare? No. Non ho partecipato. Non ho, prima di tutto le ripeto, non ricordo niente di tutta questa gente che ho visto giù, anche paesani miei, paesani intendo dire quelli di Platì. Ma non ho partecipato io a queste cose qua, non c'entravo niente, non ho mai c'entrato, non sono mai stato niente in queste cose, con quale partecipava alla riunione con questi signori, non so lì a cosa, cosa ha detto lei prima. A Gioia Tauro. No, non ci sono stato. E chi è che le riferisce? Chi è che le riferisce di questo rapporto stabile che c'è tra i Piromalli in Irta e i Barbaro Papalia allora? Visto che lei non partecipava alle riunioni. Non ho idea, non me lo ricordo, io non ricordo di aver detto questo, come non ricordo quello che mi ha chiesto lei, se qualcuno mi ha riferito o qualcuno mi ha detto qualche cosa. Perché lei su questo argomento... Direi. Come? Mi sembra improbabile che qualcuno sia venuto a dire a me vado a fare la riunione lì o vado, non so, da un'altra parte. Che c'entravo io? Perché me lo dovevano dire a me? Perché c'è un passaggio di questo verbale in cui lei a un certo punto dice, proprio in relazione a questi incontri a Gioia Tauro,
Lei dice, sì, siccome una volta Nirta Giuseppe aveva appoggiato il Piromalli di qua della Ionica, non so per quali lavori, allora c'era stato il controcambio, quindi lo scambio di favori, diciamo così, da parte dei Piromalli, però il Piromalli non l'ha mandato da Nirta Giuseppe. Giuseppe Antonio, che sarebbe italiano, quello di cui parlavamo prima, l'ha mandato da Rosario, barbaro ritengo io, perché così per i lavori che Nirta faceva con i suoi camion, Rosario prendeva la parte, cioè la famiglia di Platì. Il dottore Pennisi le chiede, quindi erano lavori che avrebbero fatto con i suoi camion in territorio di Gioia Tauro? Sì, dice, lavori di Giuseppe Piromalli, quindi lei ha conoscenza di affari in comune, Nirta, Barbaro, Piromalli. Lei dice sempre questo coso del quando ha fatto quel verbale, l'altra volta. No, sì. Non credo, non lo so dottore, non ho ricordo, glielo ho già detto, non, mi sembra strano che qualcuno adesso ragionando sulla sua domanda, mi sembra più che strano che qualcuno fosse venuto da me a raccontarmi questa storia. Che facevano i lavori, cose del camion, tutto questo pasticcio, tutto questo. Perché dovevano dirlo a me? Cosa c'entravo io, che non sono mai occupato né di terra, né di cementi, né di affari, né di contabilità, di zero. Sì, lei non si è occupato di, lei non si è occupato di nulla, però lei si autodefinisce come... Lei non, dice di non essersi occupato di nulla, però lei si autodefinisce come... la persona di fiducia di Barbaro Rosario, capo della locale di Platì. Ma perché dovevo essere la persona di fiducia? Ah, non lo so. Perché se quello voleva una persona di fiducia... Non lo so. Dico no. Magari lei si presentava bene, sapeva parlare, chissà. Ma no, signor procuratore, che senso deve parlare? Come sanno parlare tutti? Cioè, niente più, niente meno. Degli altri, secondo me. Non avevo e non ho doti superiori o chissà che tipo di dote possa venire. Quindi, oltretutto, le dico, perché venivano da me a raccontarmi queste cose? Chi ero io? Nessuno, zero. Perché venivano da me a raccontarmi? In realtà, il perché lei lo dice proprio nel verbale che sto leggendo, e lo dice proprio nelle primissime battute, quando chi lo interroga all'epoca cerca di capire meglio chi ha di fronte, cerca di comprendere meglio chi ha di fronte, quindi Pennisi le chiede, ma lei dice come si colloca, chi è? E lei dice, io sono un uomo di Saverio Morabito, sono legato ai fratelli Sergi di Platì, che operavano in Corsico, e quindi le chiedono, quindi la sua esperienza criminosa, la prima esperienza delittuosa, qual è? E lei risponde, ma guardi, io veramente ho commesso i miei primi reati quando avevo circa 14 anni, sono rimasto a Platì fino all'autunno dell'86, quindi è l'86 quando lei se ne va da Platì, quindi ho commesso tantissimi reati. Ma tantissimi reati, adesso non è che... Non interrompa! Ho commesso qualcosa però... Così dice lei, così lei confessa. Prego, procuratore generale, prosegua. Lei confessa, ma guardi, io veramente ho commesso i miei primi reati che avevo 14 anni, sono rimasto a Platì fino all'86, quindi ho commesso tantissimi reati. Pennisi, si fermi qui, quindi fino all'autunno dell'86 lei era a Platì? Sì, ero a Platì. Era per conto suo o era collegato ad altre persone? Io, se permette, risponde Romeo, ero collegato a Barbaro Rosario, ero il suo factotum, se si può dire così. Questa è la definizione che lei dà di se stesso ed è la definizione che la colloca praticamente come braccio operativo del vertice della locale di Platì ed ecco perché lei partecipa agli incontri di cui abbiamo parlato oggi. Lei oggi mi dice che non è vero e io ne prendo atto. Però a mio modo di vedere lei oggi sta dichiarando il falso. No, signor procuratore, non mi deve dire questo perché mi fa stare male. Non è vero che io lo sto dichiarando il falso. Sì. Io sto dicendo quello che ho nella mia testa, non il falso. Va bene. E io le dico. E io sulle...
Io sulle motivazioni, per cui lei oggi sta dichiarando il falso, farò i dovuti approfondimenti. Assolutamente, lei ha l'autorità di fare tutto quello che vuole. Perché io ho necessità di capire se lei è stato minacciato di recente proprio dall'andrangheta di Platini. Stavo arrivando là io, perché lei me l'aveva fatta anche prima quella domanda. Io le ripeto. Non ho mai, mai in vita mia avuto paura di niente e di nessuno. Vabbè. Nessuno mi minaccia e nessuno si permette di minacciarmi, ma non perché io faccio paura, perché io mi faccio i fatti miei. Io non voglio sapere niente di nessuno. Vabbè. Mi sono pagato i miei reati, mi sono sempre presentato davanti all'autorità giudiziaria e ho sempre messo le mie colpe e le ho pagate io in prima persona. Non ho detto fatele pagare un altro, le ho pagate io in prima persona, sempre e comunque, quando io ero colpevole naturalmente. Romeo, questa è la mia ipotesi. Mi dispiace se lei mi dice questo, signor procuratore, perché io non le sto raccontando le bugie. Romeo, questa è la mia... Non ricordo. Questa è la mia ipotesi. Com'è? Questa è la mia ipotesi. Sì, sì. È la mia ipotesi. Esattamente, lei la sua ipotesi. Ma la mia ipotesi è che lei abbia rilasciato un'intervista non autorizzata dall'andrangheta, in cui lei ha svelato l'esistenza del livello superiore, e a seguito di questa intervista qualcuno l'ha invitata a tacere. Questa è la mia ipotesi. Nel senso che lei io non ho rilasciato interviste né di livello superiore né di livello inferiore né niente. Non credo che se qualcuno ha lasciato l'intervista ero io o era qualcun altro. Non lo so, insomma, non mi interessa neanche saperlo sinceramente. Va bene. Perché, come le ripeto, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, ho la mia vita tranquilla, serena, non mi interessa. Il passato purtroppo fa male, non è che è una cosa bella. Va bene. Ho fatto anche qualche anno di prigione che mi ha fatto altrettanto male, poi ho avuto i miei problemi con la mia famiglia, a me li sono risolte da solo, senza aiuti, senza minacce, senza niente assolutamente, anche perché non le sto raccontando così. Questo è il mio ricordo e come le ho già detto, ho dubbi che io abbia detto quelle cose. Benissimo, per adesso grazie. A lei ci mancherebbe. Ci sono domande da parte dei difensori? Nessuna. Volevo chiederle questo, ma lei in qualche dibattimento, qualche processo penale, ha reso dichiarazioni come collaboratore? Io ho parlato con il dottore Nobile al processo Nord-Sud di Morabito Severo. Per quanto riguardava la parte dove ero coinvolto per la raffineria di Bergamo. Quindi sempre questione di droga? O no? Droga, sì. Sì, droga. Quindi su fatti di mafia lei non ha mai riferito in un giudizio penale, in un processo penale? No, signor Presidente, io non sono mai stato a un processo per fatti di mafia, per fatti di omicidio, per fatti di altre cose, per fatti di droga, sì. E sono andato anche al processo Nord-Sud lì a Milano, dove c'è il dottore Nobile, e per quello che era la parte della raffineria ho detto quello che sapevo. Sì, quello sì. E lei era imputato in questo processo? Era imputato in questo processo? Sì, io ero stato preso in raffineria, ero stato condannato, certo che ero imputato. Ha avuto... Sì, perché Morabito aveva... Mi perdoni. Il Morabito aveva? Aveva parlato di mille cose che lui sapeva e aveva parlato anche della raffineria, dove io ero dentro condannato. Lei, per effetto di questa sua collaborazione in questo processo, ha avuto qualche sconto di pena? Non ho avuto niente, no, zero, fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo giorno ho fatto, no. Io ho preso la condanna della raffineria. Avevo chiesto, dopo che Morabito aveva collaborato, la revisione, o meglio, l'avevo chiesto il mio avvocato, perché risultava dalla dichiarazione di Morabito che non ero più io
l'organizzatore e il promotore di quella, di quel traffico di droga. Però non mi hanno fatto né revisione né niente, anzi le dirò, quello che mi hanno fatto è che mi è arrivato un cumulo che mi hanno aggiunto qualche anno in più della procura di Rovere, forse della procura di Reggio, di Catania, adesso non me lo ricordo, qualche reato che avevo commesso anni prima in Calabria. Quindi mi hanno dato il cumulo e l'ho scontato tutto fino all'ultimo minuto. Quindi mi pare di capire... Non ho avuto benefici, non ho avuto niente. Procuratore già, mi pare di capire che la sua collaborazione è stata circoscritta nell'ambito di questo del sì. Processo Nord-Sud. Sì, Presidente, basta. È così. Anche il verbale che io ho utilizzato oggi è un verbale riferibile ad un procedimento per 73 o 74 di PR 309-90, quindi su fatti legati a quell'ambito lì. Sì, per quello che lei sa... 73. No, reati in materia di droga, citava il procuratore generale, per il quale era stato imputato in quel processo. Per quello che lei sa, è stato mai indagato o imputato in un processo per partecipazione ad associazione mafiosa? Lei. Parla con me, sì. Pronto? Sì. Sì, la sto ascoltando, sì, e questo processo qual è? Questo di Nord Sud era imputato come per droga, traffico di droga, insomma. Invece una volta a Reggio Calabria, a Locri, ero dentro per un reato, non ricordo per quale reato, mi avevano notificato una, come si chiama, quando le mandano una... non era imputato, mi stavano indagando per associazione, c'era per associazione mafiosa, non c'erano altre persone, praticamente avevano fatto questa indagine per associazione e poi ci hanno prosciolto durante la fase istruttoria. L'unica volta che io ho avuto una carta, un documento dove mi indagavano per associazione di stampo mafioso, diceva così la carta. Però mi hanno prosciolto e ci hanno prosciolto anche mio fratello, nella fase dell'istruttoria. Quali erano? Ho avuto io processi per mafia, per altre cose. Se lei lo sa, quali erano le fonti che d'accusa in questo procedimento in cui è stato prosciolto? In base a che cosa era stata? Stavano facendo un'indagine. Basate su che cosa? Lo sa? Non me lo ricordo, signor Presidente. La Procura di Locri, la Procura di Reggio Calabria, aveva fatto un'indagine su i gruppi che secondo chi faceva l'indagine erano mafiosi della 'ndrangheta, quella roba lì. Tra questi c'eravamo sia io che il laborale di mio fratello, e c'erano, a me personalmente in carcere mi avevano mandato una notifica come un avviso di garanzia dove mi dicevano che ero indagato per questo reato per un'associazione a Platini, e poi mi hanno prosciutto durante la all'udienza preliminare dove? No, neanche alla preliminare sono arrivato, signor Presidente, durante la fase dell'indagine, la fase istruttoria. Va bene. Allora, noi abbiamo ascoltato le risposte che ha dato l'esame del Procuratore Generale. E in relazione a tutte le domande che le sono state poste e alle contestazioni che le sono state effettuate tramite la lettura del verbale da lei reso nel 1996, ora non ricordo il giorno preciso, lei sostanzialmente o ha detto che non ricordava i fatti che venivano riportati nelle contestazioni o le dichiarazioni che venivano riportate nelle contestazioni che le faceva il pubblico ministero, addirittura rappresentando
quasi che non ci sia stata quella attività con la quale sarebbero state raccolte quelle dichiarazioni. Io le chiedo, ma quel verbale quindi dovrebbe essere un verbale, è un verbale da lei sottoscritto, o sbaglio, procuratore generale? Certo, Presidente. Allora, è un verbale falso, non lo so. Sto aspettando una sua risposta. Com'è? Sì, sto parlando con lei, certo. Sto parlando con lei. Cioè, in sostanza, lei, in relazione a tutte quelle dichiarazioni che risultano da quel verbale del 96, o ha detto che non ricorda nulla di quelle dichiarazioni che puntigliosamente il procuratore generale le ha riportato in sede di contestazione, o addirittura ha palesato che non ricorda neanche che ci sia stata questa raccolta delle sue dichiarazioni in quella data. Questo ha detto. Lo so che ha detto questo, e questo cosa vuol dire? È un verbale falso questo? Quello che sembra essere sottoscritto da lei. Non mi permetto di dire che è un verbale. Lei ricorda che è stato sentito o no dal procuratore Pennisi, o non lo ricorda? Non lo ricordo. Non lo ricordo. Quindi quel verbale che mi pare dovrebbe essere sottoscritto da lei, all'epoca del sostituto procuratore, dottor Pennisi, è un verbale che è falso, attesta qualcosa che non è mai avvenuto, qualcosa che lei non ha mai dichiarato. Io non mi sono espresso in questa maniera, signor Presidente, io ho detto. No, io l'ho capito come si è espresso lei, non c'è bisogno che me lo ripeta ora, io l'ho capito benissimo, perché l'ho seguita, come era mio dovere, tutto il suo esame, quindi non me lo ripete, io ho capito benissimo come lei si è espresso, io sto chiedendo quello che ho chiesto ora, da ultimo, per lei quel verbale che cos'è? Non lo so. Non posso dare una definizione perché non lo ricordo io di aver incontrato il dottor Pennisi. Io ricordo che io di aver incontrato Blasco, il dottore Nobili e altre persone che c'erano lì sedute in quella riunione al Tribunale di Milano. Va bene, noi ne prendiamo atto, è inutile che io le rammenti che lei aveva l'obbligo di dire il vero e che poi potrebbero esserci a suo carico conseguenze in relazione al reato di falsa testimonianza e in relazione al quale ci saranno poi le determinazioni della Corte. Va bene, possiamo chiudere questo esame? Sì, assolutamente sì. Procuratore generale, d'accordo. E possiamo chiudere anche il collegamento? Sì. Va bene.